Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre vi terremo compagnia dalle 7 fino alle 9, poi l'appuntamento con lo Sveglia Trieste speciale che ogni giorno viene dedicato a salute, animali ed altro. Iniziamo con la rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali, poi naturalmente avremo il collegamento con la polizia locale per tutti gli aggiornamenti sul traffico, viabilità e altre disposizioni per quanto riguarda la giornata. Come sempre, la possibilità di chiamare da casa allo 040 31 39 93. Con noi oggi, a partire dalle 7:30, ci sarà il consigliere regionale Rodolfo Ziberna, tra l'altro vice capogruppo di Forza Italia. Quindi possibilità di chiamare comunque sin da subito. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Il Piccolo di Trieste, l'apertura: molestata in mare a barco. La tredicenne giocava in acqua alla fine della pineta quando un uomo ha iniziato a toccarla. I carabinieri l'hanno arrestato alla fermata del bus. È un profugo afghano di 28 anni. Ne abbiamo parlato anche ieri sera nel nostro telegiornale. Poi la politica, la nuova legge elettorale, Italicum sfida Trieste e Friuli in Parlamento. Di spalla, concessione anticipata per la ferriera. Il comitato portuale voterà la concessione della ferriera di Servola. Serve per dare avvio agli investimenti attesi da parte di Siderurgica Triestina. Via il concorso per assumere 200 infermieri. L'assessore Telesca annuncia il bando a fine mese per il concorsone regionale per infermieri, 200 i posti previsti. Traffico, la zona 30 scatta nel cuore di Opicina, barriere, fioriere, 14 porte di accesso, delimiteranno Opicina l'area a velocità limitata, 30 all'ora, con servizi per i pedoni. Movida, 100 multe e rivolta, c'è storia dei locali sui piedi di guerra, troppi controlli, c'è accanimento. Sono quasi 100 le multe ai gestori dei locali da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla Movida. Troppe, secondo la FIPE, tanto da definire i controlli un accanimento. Il DOM, l'ultima vittima. Poi, sempre in ambito economico, il ministro dell'economia Padoan lotta all'evasione ma anche ai tagli. La manovra regionale, la tassa di soggiorno finisce nel freezer e ancora Quarnero, rigassificatore Aveglia, parte la gara croata. A Rosset intanto arriva l'amuleto British in cartellone e anche un'inedita Riella Reggio senza veli. E poi andiamo a dare un'occhiata alle pagine del Messaggero Veneto. PD spaccato, l'Italicum non cambia, niente intesa sulla mappa dei collegi elettorali regionali. Triestino Russo, non chiederò modifiche, ma Lisani sollecita l'intervento di Serracchiani, eviti lo smembramento del Friuli. Subito sotto la testata, l'inchiesta, consorzi industriali sempre più in rosso, spesi in regione 91 milioni di euro. Torri d'estate, la mensa dell'università si fa la sauna ed è polemica, 32,3 gradi, vedete proprio da questo termometro. Indagini chiuse sulla galassia Juanetta, il sospetto di bancarotta e ancora a Udine denunciati 100 casi di mobbing sul lavoro. Troppo caldo, muore in spiaggia, anziana colpita da un malore appena uscita dall'acqua. Corriere della Sera, lavoro, famiglia e salute, come il super caldo ci cambia la vita, infernale, africano, percepito, l'ansia che nasce dagli aggettivi. E poi la reale apertura del quotidiano, con gli scafisti non si tratta, terrorismo, un tunisino e un pakistano arrestati, PM progettavano attacchi alla base di Ghedi. La linea di Alfano sui quattro rapiti in Libia, non escludo che chiedano uno scambio. Un editoriale di spalla, l'idea di Renzi sui migranti, dare più potere ai primi cittadini. E ancora, casa e IRPEF Padoan, ci saranno anche tagli alla spesa, le condizioni dell'Europa sulla riduzione delle tasse. Axenetti, il discorso dell'amicizia, la visita di Matteo Renzi. E ancora, strage di Brescia, ergastoli, 41 anni dopo. Riprendiamo dal quotidiano Il Piccolo e con le pagine nazionali, terrorismo, l'emergenza, volevano colpire una base militare. Brescia, arrestati un tunisino e un pakistano regolarmente residenti in Italia. Il GIP minaccia in nome dell'ISIS nel mirino chiese, carabinieri e monumenti. Libia, dietro fronte Viminale, una vendetta degli scafisti, ma nessuna trattativa. Alfani TV dice di valutare uno scambio per liberare i quattro italiani rapiti. Poco dopo una nota che esclude accordi, i servizi seguono una pista precisa.
Mattarella, la minaccia jihadista su tutti i paesi democratici. Andiamo avanti. Dura replica di Alfano ai prefetti. I prefetti che non reggono la situazione si dimettono. Massima fiducia nei prefetti che stanno gestendo con efficacia il fenomeno complicato dell'immigrazione, ma chi non ce la fa, chi non regge l'urto, se ne vada o sarà rimosso, così il ministro dell'Interno Algerino Alfano. Renzi ad Abu Mazen, sicurezza per tutti, il premier prima al Parlamento israeliano, poi con il leader dell'ANP, fronte comune contro il terrore. Unioni civili, rallenta l'iter, manca proprio il governo, esame in aula della legge fissato agosto, ma la relazione tecnica è ferma. Boldrini, dopo la condanna della Corte di Strasburgo, il tempo è scaduto. Italicum, i collegi in Friuli Venezia Giulia scontentano tutti, arrabbiati friulani, Russo, mai penalizzati siamo noi. Sonego con modifiche, rappresentanza slovena ancora più a rischio. Vedete la mappa della regione tagliata in quelle che saranno i collegi elettorali del Friuli Venezia Giulia, sostanzialmente due. Blasina, minime le nostre speranze, Movimento 5 Stelle, proteste per le poltrone. L'impianto del 2 avremmo potuto avere un deputato in più, Francesco Russo, il collegio 2 in cui Trieste ha il 20% in meno di elettori eletti con una popolazione distribuita in modo più equilibrato, avremmo potuto contare sul sesto deputato e per essere eletti ci vorranno 97.000 voti contro i 91.000 del collegio 1. Carlo Pegorer, paghiamo una legge sbagliata a partire proprio dalla formulazione di collegi troppo ampi. Ettore Rosato, tutto è migliorabile, ma l'impianto pare blindato. La prossima settimana le commissioni affari costituzionali di Camera e Senato valuteranno le istanze giunte dai territori entro il 1° di agosto, attesi ok e richieste di modifica. Padoan, lotta all'evasione e ai tagli. Il ministro dell'Economia conferma l'annuncio di Renzi sulle tasse, spiega dove saranno cercate le necessarie coperture. Sgozzato sotto una croce, confessano i due albanesi. Il 17enne ammazzato per gelosia, uno degli arrestati credeva insidiasse la sua fidanzata. Agghiacciante ricostruzione del delitto, ragazzi immobilizzato, stordito e finito a coltellate. La voragine del debito inghiotte Zagabria, aziende pubbliche e cittadini più in rosso dei greci. The Guardian, situazione rischiosa, le dichiarazioni di Standard & Poor's. Popolari al via le grandi manovre, Vicenza e Veneto Banca verso l'IPO. Montebelluna decide di valutare la strada della quotazione entro l'esercizio senza escludere la possibilità di una fusione. Il principale indiziato è l'istituto guidato da Zonin, gli altri movimenti sullo scacchiere. Il caso Monfalcone intanto, Fincantieri dal sequestro, nessun impatto sul andamento. Rigassificatore di Veglia, parte la gara per la costruzione, termini aperti fino al 30 ottobre, LNG Croazia è anche alla ricerca di un partner con esperienza nel settore, il 25% della proprietà rimarrà allo Stato, molte le manifestazioni di interesse. Tagli alle scuole italiane, Zagabria non arretra, indirizzo di studio da sopprimere, Radin anticostituzionale, chiesto l'appoggio della regione istriana. La tassa di soggiorno finisce in freezer, via libera dell'Aula, l'emendamento di Giunta, la manovra estiva, lavori per il rilancio del tramollo, bando entro l'anno. Meno freni nei cantieri, ok al volano opere da 30 milioni, che incide sul patto di stabilità. Arriva il concorsone per 200 infermieri, Telesca annuncia bando entro il mese, i medici di ANA o Assomed contestano il riassetto delle strutture complesse. Contraccettivi per arginare i cinghiali, la proposta del ricercatore Goriziano Bisiani, la caccia selettiva porta all'aumento delle nascite. Pagina numero 1 della cronaca triestina, guerra al rumore, regolamento contestato, 100 multe per la movida, la rivolta dei gestori, la campagna anti-schiamazzi ha visto effettuare più di 1.000 controlli. Le sanzioni comminate, i vigili urbani hanno rilevato irregolarità in un locale su 10, le aree più monitorate, Viale, Città Vecchia e Piazza Sant'Antonio. I giorni più caldi, il mercoledì, il venerdì e il sabato, aumenta la prevenzione, le istanze dei titolari, ci deve essere garantita la possibilità di lavorare con serenità.
100 multe quindi per la Movida, la rivolta dei gestori, confronto acceso tra pubblici esercizi, cittadini e amministrazione comunale, la FIPE, no all'accanimento, il vice sindaco, va trovata la giusta convivenza. L'odissea del Dom, la vittima più illustre, il disco bar di Via delle Beccherie si è visto sequestrare l'impianto audio un mese fa, illegali, assurdo. La zona 30 debutta nel cuore di Opicina, barriere, fioriere e 14 porte d'accesso delimiteranno l'area a velocità limitata dove saranno allestiti servizi per i pedoni. Il via libera ingiusta, già stanziati i primi 200.000 euro, servirà un anno di tempo. Petizione per un bus in via Brigata Casale, consegnata a Trieste Trasporti del Comune, 500 firme con cui si chiede l'istituzione di una fermata. E poi il caso che ha scosso la città nella giornata di ieri, l'attacco a una minorenne tredicenne molestata nel mare di Barcola. Ce ne siamo occupati anche nel nostro telegiornale. Vediamo il servizio. Ancora un episodio di violenza, ancora coinvolti degli stranieri, dei migranti provenienti dall'Afghanistan. È successo mercoledì scorso, intorno alle ore 19 nella pineta di Barcola. Due persone hanno molestato questa bambina e mio figlio. Le vittime sono tre ragazzini che stavano giocando in acqua. Ad un certo punto una delle ragazzine, una tredicenne, è stata avvicinata da alcuni uomini che hanno iniziato a molestarla, aggredendo quindi gli altri due. Ho deciso di lasciare il lavoro un attimo prima e correre a Barcola. Arrivato lì ho trovato già i carabinieri che avevano fermato e identificato le due persone praticamente è successo che uno di questi due ha messo le mani addosso a questa bambina e ha tirato dei calci a mio figlio più piccolo e un'altra sua amichetta che erano lì in acqua, con altri episodi successi in spiaggia che ho saputo poi dopo. In pochi minuti sono giunti i carabinieri che hanno arrestato e identificato l'autore materiale delle violenze. Immediati i commenti e gli attestati di solidarietà al post pubblicato su Facebook dal signor D'Amato. Aiutiamo noi chi di dovere, magari denunciando o se qualcuno vede qualcosa che chiami immediatamente la polizia o qualche organo preposto per intervenire, perché non denunciando purtroppo questa rimarrà una città tranquilla per detta di alcuni. Come si sente adesso? Lei ogni giorno ovviamente è al lavoro, i suoi figli con sua moglie e i loro amici vanno comunque al mare. Sono tranquillo perché sono sicuro che adesso la gente starà un attimino più attenta, sono sicuro che più o meno qualcosa abbiamo mosso. Ebbene, una testimonianza veramente, veramente forte. La ragazzina giocava in acqua alla fine della pineta quando un uomo ha iniziato a toccarla. I carabinieri l'hanno arrestata alla fermata del bus. Il responsabile è un profugo di 28 anni. La preoccupazione e la rabbia montano sui social, naturalmente, dopo l'episodio accaduto a Barcola. Poi ci sono le testimonianze di chi lavora sul posto. Gli afghani arrivano in gruppo alla sera. La barista di un chiosco, sono una ventina, fanno il bagno verso le 7 e non danno fastidio. Poi però l'intervista allo zio della vittima, la mia nipotina è scossa, continua a piangere. Lo zio della vittima racconta, si stava divertendo con i miei gemelli di 10 anni, quel tipo con il suo amico ha dato dei calci ai miei figli e ha seguito mia moglie. Il sindaco chiede il vertice sicurezza, venerdì il comitato di prefettura, comune vicino alla ragazza e ai bimbi, poi c'è la Lega Nord che chiede misure esemplari. Sentiamo il segretario provinciale della Lega Roberti sul fatto accaduto appunto a Barcola. Sentiamo l'intervista. La Lega ha una posizione molto chiara. Secondo noi ci sono delle responsabilità individuali che chiaramente vanno perseguite da una magistratura e dalle forze dell'ordine. Poi ci sono anche però delle responsabilità politiche e quelle responsabilità politiche sono sicuramente di una sinistra che ha aperto le porte all'invasione, che ha pensato, mentre la Lega lanciava gli allarmi su quello che sarebbe successo, mentre la Lega diceva di metteva in guardia le istituzioni, metteva in guardia i cittadini su quello contro cui andavamo incontro, pensava soltanto
portato a denigrare appunto la Lega e dire che eravamo dei razzisti e che ingigantivamo il niente, che facevamo semplice propaganda elettorale. Adesso purtroppo i nodi vengono al pettine e ripeto, quelle responsabilità politiche hanno dei nomi e dei cognomi e sono per esempio di un presidente del Consiglio che permette un'immigrazione incontrollata, di una Serracchiani che la spalleggia e di un sindaco che non ha mai detto no e non si è mai posto di traverso come hanno fatto altri sindaci sul territorio nazionale dicendo al prefetto basta, qui non c'è più posto per nessuno. L'onorevole Federica l'altra settimana ha parlato delle ronde, pensa che potremmo arrivare all'attuazione di questa proposta? Io penso che c'è l'esigenza di dare ai cittadini la sicurezza che meritano, dovuta da quelle tasse che pagano per mantenere adeguati servizi. Se le istituzioni non sono in grado di mantenere un grado di sicurezza decente per i cittadini, bisogna attivarsi in altri modi. Queste le parole della Lega Nord su questo caso che è sicuramente destinato insomma, a far discutere ancora per insomma, le sue conseguenze gravi su dei ragazzini. Ancora il quotidiano Il Piccolo, Unione a rischio crack, gli sms della verità, spuntano i messaggi tra Pontrelli e il marito della titolare del Caffè Deluxe sull'assegno controverso per i pasti arretrati. Andiamo avanti, prestavano tassi del 120%, due usurai verso il processo. Banda della coca, patteggiano 4 anni e mezzo, prime sentenze per i due esponenti della rete che aveva gestito il traffico di neve tra Trieste e la Slovenia. Se non sbaglio è pronta la nostra Annalisa per le previsioni del tempo sulla nostra città, perché se non sbaglio insomma, c'è all'orizzonte qualche precipitazione nei prossimi giorni, oggi però a quanto pare sarà ancora bel tempo. Ciao Annalisa, prego. Eccoci Marco, buongiorno. Allora, come giustamente dicevi tu, per oggi sono previste inizialmente condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza però ad aumento della nuvolosità e possibilità in serata di locali precipitazioni e anche la stessa cosa anche per la giornata di domani. Le temperature saranno infatti in leggera diminuzione con minime di 25 e massime di 33 gradi circa. Venti deboli di direzione variabile a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso, visibilità buona. Per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Annalisa per il collegamento, andiamo avanti con la rassegna stampa. Maxi concessione anticipata alla Ferriera, il Comitato Portuale valuterà oggi il provvedimento atteso da Siderurgica Triestina per pianificare nuovi investimenti. Piastra ferroviaria e piano regolatore tra i temi caldi, il piano regolatore del porto e un maxi finanziamento per la piastra ferroviaria, sono questi due temi caldi per lo sviluppo che potrebbero essere affrontati nella seduta odierna del Comitato Portuale. Poi la pagina politica, Cosolini, chi non vota il bilancio è fuori, il sindaco avverte SEL, Federazione della Sinistra, Sossi e Furlani ci ribattono, documento da valutare, nulla è scontato, mentre l'attacco del centrodestra che tuona, siamo imbavagliati, Giorgi boicottate le nostre emozioni, Lo Bianco evidente il loro nervosismo. E proprio su questo tema sentiamo il servizio del nostro telegiornale di ieri proprio sull'opposizione in Consiglio Comunale. Sentiamo. Inaccettabile il bavaglio all'opposizione in Consiglio Comunale. È pesante ma ben circostanziata l'accusa formulata stamane da parte dei consiglieri di centrodestra Giorgi, Lo Bianco, Grilli, Declice e Cannataro, che hanno evidenziato come la discussione di documenti e mozioni presentati in Consiglio Comunale, spesso riguardanti situazioni urgenti, venga procrastinata le settimane successive. Bavaglio all'opposizione, la maggioranza di centrosinistra non soltanto boccia con regolarità le proposte che arrivano dal centrodestra, ma questa nuova moda di fare in maniera di non discutere dei problemi reali in Consiglio Comunale. Quale esempio per tutti, ricorda Giorgi, valga l'atteggiamento della maggioranza di centro-sinistra sulla mozione relativa alla sperimentazione della pedonalizzazione limitata al sabato delle vie Imbriani e Mazzini a partire dal 25 luglio. L'ultimo caso, la richiesta di sospensione urgente dei PDEI, quindi di quelle chiusure al sabato di via Mazzini e via Imbriani, che probabilmente avrebbe incontrato il favore di tanti consiglieri anche della maggioranza e che invece grazie al voto di PD e qualche lista civica è stato procrastinato e andrà in discussione appena dopo l'estate.
Anche la vicenda della mozione su Porto Vecchio presentata dal consigliere di SEL Marino Sossi rappresenta, secondo Giorgi, un tentativo di bavaglio anche all'interno della maggioranza stessa. La lunga mano della Giunta tramite i capigruppo in Consiglio Comunale non soltanto bloccano e imbavagliano l'opposizione, ma imbavagliano anche gli stessi componenti della maggioranza. Il caso della mozione presentata da Sossi è copiata il giorno dopo da un altro consigliere di maggioranza, con il voto diverso sull'urgenza delle due mozioni, che vuol dire che la mozione originale di Sossi andrà in discussione chissà fra quanti mesi, mentre quella aggiustata per non dare fastidio alla maggioranza andrà in discussione già giovedì, dimostra che c'è il caos totale e la voglia di avere un controllo su quelle che sono le attività del Consiglio Comunale, cosa inaccettabile. Queste le parole di Giorgi. Poi c'è un altro tema, quello della riforma sanitaria con la chiusura di medicina d'urgenza. Forza Italia non molla medicina d'urgenza, Marini pronta a nuove barricate in Consiglio regionale contro la chiusura del reparto triestino. Su questo tema abbiamo realizzato un'intervista con il professor Gambardella, di cui vi facciamo sentire un estratto. È un dato oggettivo, Trieste viene penalizzata, così come lo viene in qualche misura Pordenone, ecco, e tutto questo con, senza il contributo reale di persone competenti in sanità, perché la Presidente della Regione io non credo che abbia competenze specifiche sanitarie, l'assessore tedesca ha un'esperienza sanitaria amministrativa come in ragione del ruolo che occupava presso l'azienda ospedaliera di Udine, ma di sanità vera in pratica chi sta dietro a questo piano sa di sanità psichiatrica. L'assessore alla sanità ha detto eliminiamo per poltrone. Io non mi ritengo una poltrona, io mi ritengo una persona che tra l'altro già ha dovuto soggiacere alle verifiche, quindi non ero radicato sulla mia poltrona. Io sono stato con cadenza quinquennale sottoposto a verifica sulla base di quello che avevo fatto sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista gestionale. Sentirmi chiamare poltrona, soprattutto un politico che chiama un tecnico poltrona, sono più i politici a essere delle poltrone, ecco. Queste le parole insomma del professor Gambardella. Ancora un paio di notizie locali, poi passiamo al Corriere della Sera. Trieste lancia il telefono per sordi, il comune adotta per primo in Italia Pedius, l'app che trasforma una chat in comunicazione vocale. E ancora l'hotel da Nababbi accoglie i primi ospiti, Porto Piccolo battezza il Falesia Resort and S.P.A. Dove gli addetti vestono in tight e la suite costa 1777 euro a notte. La spiaggia esclusiva riservata ai clienti dell'area ovest dello stabilimento, rivolsa verso il castello, si può raggiungere a piedi o via mare. Il ristorante Mitteleuropeo, il Cliff al piano terra, è curato dall'executive chef Marongiu, che si è formato alla scuola di Marchesi, Gualtiero Marchesi ovviamente. Siamo ora al Corriere della Sera con le notizie in primo piano. La crisi nel Mediterraneo, i 7 trafficanti arrestati in Italia, una traccia porta al loro villaggio. Sul rapimento dei 4 tecnici, l'ombra della guerra tra autorità di Tripoli e il governo di Tobruk. Secondo le fonti locali avrebbero un ruolo chiave le amicizie di un paese al centro del racket. Far arrivare gli italiani in auto da Gerba è stata pura follia, i libici avevano detto di usare sempre la barca. Ecco la foto di uno dei barconi che arrivano appunto dal Nord Africa, stipati come vedete di immigrati. Le autorità di Tripoli a Roma devono capire che se vogliono risolvere i problemi devono collaborare con noi. Insieme possiamo trovare il modo di bloccare gli immigrati illegali, assurdo attaccare i barconi sulle nostre spiagge, le parole di Abu Sidra.
Primo piano sempre la crisi del Mediterraneo, niente scambi, la linea di Alfano, Roma respinge l'ipotesi rilanciata da fonti libiche, Mattarella, collaboriamo con i servizi dell'area. Ci colleghiamo adesso con la sala operativa della polizia locale, dove dovrebbe esserci il maresciallo Alberto De Marco per le segnalazioni del caso circa la mattinata. Buongiorno. Sì, buongiorno. No, fortunatamente nulla da segnalare, nel senso che non sono previsti lavori o manifestazioni tali da interessare il traffico e al momento direi che è anche piuttosto scarso, quindi la mattina si prospetta tranquilla. Perfetto, la ringrazio allora per questo collegamento, andiamo avanti, messaggi e interferenze, corsa contro il tempo degli 007, escluso il movente politico. Progettavano l'attentato alla base militare, un tunisino e un pakistano arrestati a Brescia, i PM fanatici dell'ISIS stavano studiando gli obiettivi. L'indagine, l'inchiesta è partita da alcuni tweet minacciosi, l'autore dei 5T è stato poi identificato dalla polizia postale, 38 le persone, quasi tutti i turisti, uccise da un terrorista nella spiaggia di Sousse in Tunisia lo scorso 26 di giugno. Il selfie di Brichi sulla spiaggia della strage, l'operaio che voleva distruggere le chiese. Andiamo avanti, sempre in primo piano l'immigrazione, il Viminale attacca, i prefetti si dividono. Alfano, dopo le polemiche sulla rimozione a Treviso, chi non regge si faccia da parte, lo sostituiamo. L'ira del sindacato, diamo fastidio perché parliamo, ma da Tronca a Gabrielli in molti si smarcano. Da gennaio a oggi in Italia sono sbarcati 77.781 migranti, molti titolari di protezione internazionale. Nei giorni scorsi a Quinto di Treviso e nella periferia nord di Roma la loro collocazione ha provocato proteste dei residenti ed esponenti dell'estrema destra. Per la gestione della vicenda di Treviso il ministro Alfano ha annunciato la rimozione del prefetto Maria Augusta Marrosu, il sindacato dei prefetti lasciati soli ad applicare le direttive del governo. Ma ora il governo vuole scavalcarci e punta al rapporto diretto con i sindaci, incentivi comuni e un possibile allentamento del patto di stabilità interna. E ancora il premier Renzi in Israele, voi non avete il diritto ma il dovere di esistere, queste le parole del premier Renzi. La Turchia e la censura su Twitter, via le foto degli studenti massacrati, bloccato per alcune ore l'accesso al sito, il kamikaze, un ventenne universitario. Politica economica, Padova, meno tasse se cala la spesa, slitta rimborso per gli ultimi 7,30, Orlandi, niente sanzioni per gli errori sul precompilato, debito al 135,1% del PIL, sanità a rischio di 2,3 miliardi di risparmi previsti per quest'anno. I paletti dell'Unione Europea per un fisco più leggero, Moscovici, le misure del governo italiano valutate in base alle nostre regole sulla flessibilità. A settembre la soluzione per le coperture dei tagli, il pacchetto entrerà nella legge di stabilità. Il bonus, l'Italia è il primo paese che ha beneficiato della flessibilità con un bonus di 6 miliardi, 0,7 la stima di crescita del PIL prevista nel documento economico e finanziario per il 2015, 50 miliardi la riduzione delle tasse indicata dal governo Renzi nel corso dei prossimi 5 anni. Intanto la Banca Centrale Europea aumenta la liquidità per le banche di Atene. Tsipras alla prova dell'aula, questo non è il nostro piano ma ci dà sicurezza per 3 anni. La Grecia dovrà tagliare le pensioni per un ammontare compreso tra lo 0,25 e lo 0,50 del PIL nel 2015, età pensionabile a 67 anni dal 2022. Previsto un cambio sul regime IVA, l'imposta dovrà garantire gettito pari all'1% del PIL, 301 miliardi, l'ammontare del debito pubblico greco aggiornato al primo trimestre del 2015. Rischio scissione per il partito di governo Sirisa, l'ipotesi di una frattura viene definita inevitabile. Allora, ci fermiamo qualche istante, tra poco a partire dalle 7.30
Avremo con noi Rodolfo Ziberna, consigliere regionale di Forza Italia, nonché vice capogruppo nel Parlamentino, per parlare dei temi di attualità. Naturalmente spazio alle vostre telefonate, alle vostre segnalazioni da casa al numero 040 31 39 93, linee aperte quindi già in questo istante, ma insomma tra poco torneremo assieme per parlare un po' di tutto. Tra poco. Bentrovati con Sveglia Trieste, ci ha raggiunto in studio Rodolfo Ziberna, vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Buongiorno e bentrovato. Ma buongiorno a lei, naturalmente ai telespettatori. Allora, iniziamo proprio con il tema legato alla politica regionale, all'assestamento di bilancio in questo momento all'esame del Parlamentino di Piazza Oberdan. Ci sono stati insomma diversi diciamo, punti di vista che sono emersi nelle ultime settimane. Noi l'altro giorno abbiamo sentito per esempio il Movimento 5 Stelle, che è stato molto critico denunciando con Elena Bianchi, denunciando quello che hanno battezzato un bonus da 1 milione di euro della maggioranza regionale, cioè un bonus che la maggioranza si sarebbe trattenuta, diciamo, per i propri consiglieri per una serie, certo, di quelle che un tempo venivano definite poste puntuali, quelle che, come dire, dovevano essere eliminate stando al programma elettorale. Sì, sì, ma sono cose alla luce del sole, nel senso che, per capirci, fino all'ultimo momento questa maggioranza che cosa ha fatto? Perché quando si arriva a una legge importante come quella del il bilancio o l'assestamento di bilancio, gli uffici preparano naturalmente settimane prima, no, le loro necessità. Il trovarci perciò dopo che le commissioni consiliari avevano già approfondito il disegno di legge della Giunta, e trovarci all'improvviso anche ieri con qualcosa come 4-5 centimetri di emendamenti, cioè, per spiegare ai telespettatori, cioè delle modifiche improvvise alla proposta di legge, al disegno di legge che la Giunta aveva fatto, e le ha cambiate nottetempo, perché darle prima significa divulgarle troppo, farle girare troppo. Ci siamo trovati ieri con qualcosa come decine di poste aggiuntive, cioè di interventi che, per dargli un termine nobile, si chiama ad personam, ma in realtà appunto sono dei bonus a sostegno di associazioni, cooperative, consorzi, ma tutti con nome e cognome, o addirittura in certi casi vengono messi dei criteri tali per apparire un criterio di concessione di un contributo molto generale e oggettivo, con criteri talmente entranti nel dettaglio che manca solamente nome e cognome. Cioè, una manovra di bilancio come questa, che dovrebbe intervenire in settori, non verso persone, l'intervento finanziario a un'associazione lo si fa con delibera di giunta. A questo punto la giunta deve avere il coraggio di dire: io do 100.000 euro, 50.000 euro a quell'associazione, però se lo fa ovviamente deve spiegare, perché è un atto amministrativo la delibera della giunta, deve spiegare perché dà, e visto che non è in grado di spiegare lo fa con legge, perché quello che è con legge è legittimo. Certo che è legittimo dare perciò 20, 30, 50, 100, 150, 200.000 a un'associazione amica o amica degli amici, però è sconcertante, cioè il denaro pubblico viene utilizzato in mille rivoli per attribuire dei premi perciò a entità, soggetti, a enti che sono vicini alla giunta o alla maggioranza. Se non è scandaloso questo, ditemi voi. Soprattutto io faccio politica da diversi anni con per passione, non mi scandalizzo. Quello che a me scandalizza è che la giunta Serracchiani sia arrivata dicendo: queste cose non accadranno, io garantisco che non accadranno, e lo ha gridato. Adesso invece sta accadendo molto più di prima. Non puoi insegnare, non puoi predicare bene e razzolare male. Questo è quello che io contesto alla giunta Serracchiani. Dal punto di vista degli interventi che sono previsti dalla manovra finanziaria, cosa c'è, diciamo così, di buono, che comunque condividete, che va nella direzione giusta? Cosa manca secondo voi in questo momento? Ma innanzitutto manca una visione strategica, nel senso, per capirci, ci sono certamente 9 milioni di euro in più ad esempio destinati alla sanità, ma non è il problema di quanti soldi in più vanno, perché se
se diamo risorse in più alla sanità. E questa però si traduce in ogni caso in tagli, sentivo anche prima mentre attendevo dal corridoio, sentivo come si traduce in tagli, non tagli generici, ma proprio in tagli in prestazioni e servizi alla sanità. Vale per Trieste, ma vale anche per Pordenone, vale naturalmente anche per Gorizia. Proprio oggi sono intervenuto sulla stampa locale a proposito di ulteriori tagli che sta subendo la sanità goriziana e isontina. Ecco, perciò certamente quello che manca, diciamo, è una visione strategica, tant'è vero che noi abbiamo proposto un emendamento chiamato Uno Ante, ne parleremo oggi, cioè doveva essere il primo argomento da trattare, che era l'accordo che la Presidente Serracchiani ha negoziato con il Governo, con il Ministro delle Finanze, quello che si chiama perciò l'accordo, forse i telespettatori se lo ricordo come accordo Serracchiani-Padoan, che fa la fronda all'accordo Tondo Tremonti. Con questo accordo, perché per noi era importante ad esempio discutere di questo argomento? Perché con questo accordo, cioè con l'accordo per capirci tra Tondo e il governo Berlusconi, eravamo riusciti certo a dare, dovevamo dare 300 milioni o 280 milioni di euro al governo, a fronte però di oltre 500 milioni che il governo ha dato a noi, perciò un saldo di 300 milioni che oggi sono diventati 500 milioni in più. Per capirci ancora, se non ci fosse stato questo accordo tra Tondo e il governo Berlusconi, sia la giunta, le ultime giunte Tondo che la giunta Serracchiani non sarebbe riuscita a chiudere un bilancio. Perciò il dire oggi abbiamo ottenuto più soldi, un esempio, oggi io anziché darti una gallina ti do 10 uova, finite le 10 uova io non ho più galline. Oggi la giunta Serracchiani ha trattato con il governo Renzi le 10 uova, perciò per avere una manciata di milioni in più oggi ha rinunciato a tutto il resto, ma parliamo di centinaia di milioni di euro di rinuncia. Allora, prima telefonata da casa, pronto, buongiorno. Sono io al telefono? Prego signora. Sì, allora senta, io sono ignorante, ma però per quel che sento, allora tutti questi soldi che vanno destra e sinistra, io ho un figlio invalido, allora lui prende l'accompagnamento, è il 100%, tetraplegico, adesso parlano di tassare anche l'accompagnamento. Allora io penso, quando arrivano questi soldi e poi vengono spesi malissimo per noi, perché noi abbiamo bisogno e i soldi vanno sempre dove ci sono già. Allora vorrei chiedere, saranno tassate anche queste benedetto accompagnamento, visto che abbiamo dovuto fare l'ISEE abitando nelle case dell'ATER? Grazie signora per la segnalazione. Non so se il consigliere... Ho capito, penso che sta parlando perciò dell'ISEE, per capirci, sì, anche, sì, sì. Perché vale questo. Difatti io sono intervenuto con un'interrogazione alla Serracchiani perché eserciti pressioni nei confronti del governo nazionale, ovviamente, perché non era competenza del governo regionale, perché oltre a questa indennità addirittura altre, per capirci, l'assegno che uno dà al coniuge, l'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, quello che lo riceve diventava reddito. Ma visto che questa indennità, l'indennità perciò per il mantenimento della famiglia, l'indennità di invalidità, non sono redditi, ci mancherebbe altro, sono proprio degli aiuti, dei sussidi in caso di, per la necessità. Perciò a nostro avviso, ma senza dubbio, ma mi pare che tra l'altro il governo nazionale doveva essere, era su questa lunghezza d'onda, non so se adesso l'ha dotato oppure no, perché oggettivamente bisogna capire, non è ricchezza, ecco, non è ricchezza. Altro aspetto invece è che noi avevamo insistito. Per noi la sanità, per un motivo molto semplice, sulla sanità bisogna continuare a investire. Una strada possiamo anche pensare che non tutti la percorrono, della sanità avranno bisogno tutti e anche all'interno della sanità, perché noi abbiamo fatto tante battaglie e continuiamo a farle ad esempio a Gorizia, ma anche altrove sul punto di nascita piuttosto che del pronto soccorso. Noi possiamo anche rinunciare a un reparto, cioè se io devo farmi operare ad un ginocchio, cioè se non ho l'urgenza posso scegliere di farmi operare a Trieste, a Udine, a Pordenone, in Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia, dove io mi sento meglio in rapporto magari con chi dovrà operarmi, con la struttura. Ma sull'emergenza non si può scherzare. Noi nell'Isontino, non so se poi ha avuto eco anche qui a Trieste, con la chiusura del punto nascite, noi abbiamo avuto, ahimè, dramma
che, di cui la stampa ne aveva parlato, e in più una bambina che è nata in ambulanza proprio perché non c'era la possibilità di giungere all'ospedale di Monfalcone. Perciò tutto ciò che è bisogno, tutto ciò che è sanità, questo è necessario per tutti. Cioè una società la si misura non nella capacità di avere un'autostrada in più o un'autostrada in meno, ma nella capacità di fornire i servizi essenziali. Se io ho 3 corsie, 4 corsie, 5 corsie, ma non ho l'ospedale, non ho il pronto soccorso, non sono in grado perciò di sostenere i più deboli, non sono una società, sono semplicemente un'amministrazione che ha la necessità di porsi una medaglietta al bavero della giacca. Allora, visto che parliamo di sanitari, vediamo il servizio estratto dall'intervista con il professor Gambardella, primario della prima chirurgica, che sta per andare in quiescenza e che naturalmente lotta per il mantenimento di quella struttura complessa. Sentiamo. È un dato oggettivo. Trieste viene penalizzata, così come lo viene in qualche misura Pordenone. Ecco. E tutto questo senza il contributo reale di persone competenti in sanità, perché la Presidente della Regione io non credo che abbia competenze specifiche sanitarie, l'assessore Telesca ha un'esperienza sanitaria amministrativa come in ragione del ruolo che occupava presso l'azienda ospedaliera di Udine, ma di sanità vera in pratica chi sta dietro a questo piano sa di sanità psichiatrica. L'assessore alla sanità ha detto eliminiamo poltrone. Io non mi ritengo una poltrona, io mi ritengo una persona che tra l'altro già ha dovuto soggiacere alle verifiche, quindi non ero radicato sulla mia poltrona. Io sono stato con cadenza quinquennale sottoposto a verifica sulla base di quello che avevo fatto, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista gestionale. Sentirmi chiamare poltrona, soprattutto un politico che chiama un tecnico poltrona, sono più i politici a essere delle poltrone, ecco. E qui insomma il professor Gambardella, insomma, anche lui è andato giù duro a livello polemico rispondendo alla Sadacchiani. Ma ha ragione, cioè, io pur da provviso per ancora per 3 anni attività politica, poi torno a svolgere la mia professione, la battuta che lui ha fatto che sono più i politici a essere associati alla poltrona che i medici, ha certamente ragione, e poi ovviamente è una risposta a quella battuta provocatoria, questa sì, da parte della Presidente Sadacchiani e dell'assessore Telesca, che ha mosso la critica ai primari e ai medici, dire voi pensate alle vostre poltrone. Non so se la Presidente Sadacchiani e l'assessore Telesca si rendono conto che migliorare una legge non significa ascoltare, ma significa tener conto di quello che uno sente. Perché bisogna dar atto che la Giunta regionale, Presidente e Assessore hanno ascoltato i medici di base, hanno ascoltato i medici ospedalieri, hanno ascoltato gli infermieri. Alla fine, dopo tutte le critiche mosse dai medici alla Giunta regionale, la Sadacchiani e la Telesca hanno detto ne prendiamo atto, ma tiriamo avanti. Ma allora, per capirci, una amministrazione la si misura con la capacità di corrispondere alle aspettative del cittadino o di fare quello che vuole al di là di quello che pensa il cittadino? Perciò queste riflessioni di questo professore sono riflessioni che condivido. Cioè, la sanità non la si fa a tavolino in modo amministrativo, non si dice tanto costa, tanto deve produrre, bisogna dare effettivamente il servizio, e il servizio che cammina sulle gambe dei medici e degli infermieri. Allora, non so se abbiamo un'altra telefonata da casa perché sentivo l'arrivo di altre chiamate. Allora, andiamo invece sull'altro caso della giornata di ieri, legata a quanto successo a Barcola, le molestie a questa ragazzina, aggrediti poi gli amichetti da questi due afghani. Sentiamo il servizio con l'intervista a uno dei genitori da parte del nostro Enrico Scaramucci, poi torniamo in studio. Ancora un episodio di violenza, ancora coinvolti degli stranieri, dei migranti provenienti dall'Afghanistan. È successo mercoledì scorso, intorno alle ore 19, nella pineta di Barcola. Due persone hanno molestato questa bambina e mio figlio. Le vittime sono 3 ragazzini che stavano giocando in acqua. Ad un certo punto una delle ragazzine, una 13enne, è stata avvicinata da alcuni uomini che hanno iniziato a molestarla, aggredendo quindi gli altri due. Ho deciso di
lasciare il lavoro un attimo prima e correre a Barcola. Arrivato lì ho trovato già i carabinieri che avevano fermato e identificato le due persone praticamente è successo che uno di questi due ha messo le mani addosso a questa bambina e ha tirato dei calci a mio figlio più piccolo e un'altra sua amichetta che erano lì in acqua, con altri episodi successi in spiaggia che ho saputo poi dopo. In pochi minuti sono giunti i carabinieri che hanno arrestato e identificato l'autore materiale delle violenze. Immediati i commenti e gli attestati di solidarietà al post pubblicato su Facebook dal signor D'Amato. Aiutiamo noi chi di dovere, magari denunciando o se qualcuno vede qualcosa che chiami immediatamente la polizia o qualche organo preposto per intervenire, perché non denunciando purtroppo questa rimarrà una città tranquilla per detta di alcuni. Come si sente adesso? Lei ogni giorno ovviamente è al lavoro, i suoi figli con sua moglie e i loro amici vanno comunque al mare. Sono tranquillo perché sono sicuro che adesso la gente starà un attimino più attenta, sono sicuro che più o meno qualcosa abbiamo mosso. Allora, queste le parole di uno dei genitori, chiaramente allarmato da quanto successo, i due ora sono in carcere. Tra un istante il commento anche di Ziberna, abbiamo una telefonata da casa, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta, volevo chiedere in merito ai bonus per la regione che fanno il palio con la riduzione delle tasse promesse da Cosolini e a livello nazionale quelle promesse da Renzi. È evidente che lo specchietto per le allodole, visto che tra circa un anno si voterà per dire a Trieste, in regione e in altre parti importanti d'Italia, tra cui Milano. E questo è lo specchietto per delle persone che eventualmente crederanno in queste promesse di questa gente che si fa fare soltanto chiacchiere, in poche parole. Buongiorno. Grazie. Non abbiamo capito benissimo, ma parlava comunque insomma del discorso dei finanziamenti in regione. Volevo invece un commento di Ziberna insomma su quanto accaduto, su una situazione sicurezza a Trieste che certo non è grave, ma episodi si ripetono e questo certamente è uno dei più preoccupanti dopo una serie di pestaggi e di risse che insomma vi abbiamo documentato nelle ultime settimane. Io mi ho già rivolto con delle interpellanze e interrogazioni alcuni mesi fa, proprio perché ci sono dei segnali in tutta la nostra regione, mi riferisco a Trieste, mi riferisco anche a Gorizia, di qualcosa che stava cedendo. E anche per mia fare attenzione, che una è la risposta che mi è stata data, in fin dei conti sono dei tassi di microcriminalità estremamente più bassi che nel resto del mio paese. Questa è una risposta che non posso accettare. La sicurezza, una cosa sono i dati oggettivi, un'altra cosa è la percezione della sicurezza. Se io mi sento insicuro, mi cambia nel vero senso della parola la mia qualità della vita. Se io mi sento insicuro, al di là del fatto che accada qualcosa o non accada, se accadono alcuni fatti che mi inducono perciò a sentirmi non più sicuro come prima, significa che non frequenterò più alcune zone, che a determinate ore in un parco, in un giardino non ci vado, che se devo fare una strada faccio un'altra strada o la faccio accompagnata da altri amici e da altre amiche. Mi riferisco soprattutto a quelle persone, può essere anziani, può essere ragazze, donne, che comunque possono essere più oggetto, no, di violenza. Però e poi un altro aspetto, non si può fare certamente di tutta l'erba un fascio, la prima cosa, non si può dire perciò che chi appartiene a una lingua, a un'etnia, a un colore o che viene da una certa zona è o non è, ci mancherebbe altro, no? Se no passiamo indietro come le teorie di Cesare Lombroso, per il quale chi aveva una conformazione del viso in un certo modo indicava una propensione a reato anziché no. Bene, ciò premesso, sgombrato il campo, però è indubbio, perché è una constatazione che la metà della popolazione carceraria in Italia, vale anche per la nostra regione, e proviene da paesi extracomunitari. Che non significa che l'extracomunitario è un delinquente mentre il comunitario non lo è, ma significa che tutta questa politica dell'accoglienza, cioè facciamoli venire 170.000 lo scorso anno, il prossimo anno sono 200-250.000, oggi si sta parlando della migrazione climatica, perciò a causa del clima, delle condizioni economiche erano milioni di persone, ma parliamo non di centinaia di migliaia, ma di milioni di persone, perciò quando oggi noi ci lamentiamo che nella nostra regione ci sono 1.500, 1.700, 2.000 richiedenti asilo immigrati, fra 5 anni o 10 anni saranno 5.000, 8.000, 10.000, 20.000, bene, o no?
perché questa è correttezza, diversamente è populismo, becero populismo. O noi siamo in grado di ospitare in Italia, in regione naturalmente proprio quota, in Italia 200.000, 300.000 persone alle quali dare un tetto, dare un pranzo e una cena, tenendo conto che noi abbiamo centinaia di migliaia di famiglie che non hanno un tetto, non hanno i soldi per arrivare a fine mese, non hanno tanti, abbiamo 10 milioni di persone a rischio povertà nel nostro paese. Ecco, perciò con queste premesse però no, o noi siamo in grado di ospitare, dar da mangiare e un tetto a tutti questi immigrati, diversamente questi immigrati necessariamente delinqueranno, ma è necessario, cioè delinqueranno. E un altro aspetto di cui ne parlavo anche prima, se io vado via da una zona perché è una zona a rischio o perché voglio migliorare le mie condizioni di vita, la prima cosa che faccio è portare con me moglie e figli. Noi abbiamo noi constatiamo che l'immigrazione in Italia, l'immigrazione a Gorizia, l'immigrazione a Trieste, al 90% sono uomini e giovani. Questo sì, e non dopo un anno, due anni, tre anni portano la famiglia. Noi è proprio, c'è questo aspetto. Questo purtroppo ha delle altre connotazioni, rapporti con le donne. Una cosa è la cultura occidentale, il rapporto tra uomo e donna. Noi sappiamo che il rapporto tra uomo e donna in altre località del mondo è un rapporto proprio strumentale, nel vero senso della parola, non c'è il rispetto dell'uomo nei confronti della donna. E si traduce anche nel credere, nel ritenere che la donna sia un oggetto proprio per il soddisfacimento dei propri piaceri. Questo significa che sono due culture. Oggi a Trieste, in Italia, nella nostra regione, stanno cozzando anche due culture. Oltre a quell'emergenza, a un'emergenza si aggiunge un'altra emergenza. Non possiamo far finta che questo non accada e non possiamo pensare, non possiamo credere che il nostro territorio sia un territorio che genererà d'ora innanzi insicurezza. Bravo però quel genitore, perché ha avuto comunque sangue freddo. Io non so quanti genitori si sarebbero comportati con questo modo così raziocinante, perciò sinceramente da apprezzare. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo fare un piccolo appunto. Sì. È logico che sia la stampa che gli organi preposti e si danno una notizia, la famosa notizia fa più rumore un albero che casca che una foresta che cresce, eccetera, eccetera. Secondo il mio punto di vista, credo che dovrebbe essere presa in un'altra maniera. Non so, casca un aeroplano, 150 morti ma neanche un italiano, perciò se anche quei 150 morti chi se ne frega, no? Cioè, c'è stata aggredita una muleta, giustamente, bisogna fare provvedimenti, che c'è una delinquenza che aumenta, ma che differenza passa se chi che ha fatto, quest'atto diciamo, improprio, sia verde cinese, sia giallo, sia blu, sia albanese, sia triestino, sia De Marte. Bisogna combattere la delinquenza, perché adesso questi piccoli episodi, vedi Barcola, vedi Via del Toro, vedi Via Forza, se si ammette, fiammelle, diciamo così, a detta di tanti, che sta crescendo. Quando c'è un incendio che la casa brucia, dopo che abbiamo solo dei semai pompieri, però dopo faremo appena luce, dopo così, dopo così. Che vuol prendere dei provvedimenti all'inizio. Adesso queste persone, se in effetti severe, perché parliamo sempre della certezza della pena, che ha fatto quel che ha fatto, adesso mi personalmente ammiro quel papà perché si erano amici che avessi detto forse due parolacce, forse solo che due parolacce. Dovessi dire che a un certo momento, dare un esempio della pena, queste persone qua non si messe, non so, adesso dico la morale, in Piazza Unità, sotto il sol che tu ti le guardi, che dici ah beh, bravo, che bella volta che ti ha fatto. Cioè devi essere, mostrare le facce per televisione, nome e cognomi, chi che fa? Devi essere punito, perché se non sei punito, indipendente, immaginiamo se quei che viene da certi posti, che loro basta che dici ah, e prima che gli dà per la testa, dopo che domanda come che te se chiami, e lo dico in qua, c'è il paese del Bengodicio, vedi sta libertà, vedi che per noi c'è normale, se mule che gira, sta libertà, tanto vado dentro, perché se passa parola vado dentro, tanto non mi fa un tubo, vengo fuori. E questo è un pomettino il problema vero e proprio. All'inizio e ciò fa provvedimenti, perché noi scuola cominciamo a fare la famosa marachella, cominciamo a dare bidello per le carte per l'orecchio a sbattere fuori, che diceva mio papà mi sapevo questo, perciò io ero sicuro di una che quella combinavo più o meno dopo qualcosa succedeva, perché se mi conto che facevo qualcosa non succedeva niente, ma sa quante che ne avessi combinate.
Grazie e buona giornata. Grazie per l'assolutamento. Insomma, qua si parla sostanzialmente anche di certezza della pena per chi delinque, come, come in questi casi. Insomma, questo è sicuramente un fatto importante. Poi quanto, quanto arresto, insomma, per esempio le foto, se la procura non dispone di dare le fotografie degli arrestati, purtroppo noi della stampa poco possiamo fare se non, se non chiederle, come, come sapete, insomma, negli ultimi tempi c'è un certo bavaglio da questo punto di vista e mi fermo qui. Sulla certezza della pena, Ziberna, è evidente che insomma, da questo punto di vista serve anche dare delle garanzie ai cittadini che chi ha commesso reati di questo tipo, tipo particolarmente esecrabili tra l'altro, rimanga in carcere. Poi dall'altra parte c'è il problema che per esempio il carcere di Trieste, come tanti altri carceri italiani, praticamente scoppia e poi c'è anche quel problema lì, no? Sì, ma poi i carceri italiani scoppiano, non significa che in Italia ci sono più criminali che altrove rispetto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra, che hanno meno anche in proporzione in termini assoluti e in termini relativi meno carcerati di noi. Semplicemente noi usiamo lo strumento carcerario anche quando non servirebbe. Oggettivamente potrebbe essere tanti reati, ancora di più so che il governo Renzi sta pensando a una depenalizzazione in questo senso, per molti reati anziché l'arresto potrebbe essere convertito questo arresto in una sanzione pecuniaria in modo tale che si possa perciò dimezzare i tempi per arrivare al, cioè i tempi del procedimento e si possono oggettivamente tenere le carceri soltanto per alcuni tipi di reati, perché altrimenti a non avere la possibilità o anche tenere persone in un carcere dove stanno in una cella dove stanno quattro persone, tenerne 7, 8, 9, anche questo non si fa, o si diminuisce il numero della, o si diminuisce la popolazione carceraria o si raddoppia il numero delle carceri, o uno o l'altra. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno. Vediamo se ci sente il telespettatore o la telespettatrice. Buongiorno. Prego, prego signora. Mi sente? Sento l'eco, quindi qualcuno c'è. Ma non sa. Vabbè, niente, niente, andiamo avanti. Allora, fermiamoci qualche istante per la pubblicità, poi ritorniamo ancora con Sveglia Trieste con la seconda parte della nostra trasmissione. Tra poco. Rieccoci in onda con la seconda parte di Sveglia Trieste, con noi c'è il consigliere regionale di Forza Italia Rodolfo Ziberna, vice capogruppo del Partito Azzurro in Consiglio regionale, ribuongiorno. Ribuongiorno a lei e naturalmente ai telespettatori. Dovremmo avere un altro telespettatore subito in linea, allora lo facciamo subito intervenire, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Allora, volevo fare una segnalazione in merito all'immondezzaio che ho trovato ieri sera a Barcola. Sì. Premetto che c'è cioè, lasciato da triestini e non che almeno ieri sera erano in stragrande maggioranza. Poi sì. Mettici un po' l'inciviltà di tutti, mettici che i bottini erano strapieni, però magari qualche poliziotto di quartiere a fare qualche giro la sera non sarebbe male. Mm. A che altezza? A California. Mm. Quindi l'ultima parte indietro, poi non so cosa ci quindi fosse. Le dici i residui della giornata al mare sostanzialmente, dai. Sì, io sono arrivata la sera per trovare un po' di insomma un po' di aria fresca e fare un bagno, però ecco non era né bello da vedere, non so, a me è sempre stato insegnato che le tue mollizie si portano via, ma la civiltà sappiamo che non è cosa di tutti, ecco. Quindi dico, magari qualche poliziotto di quartiere anche a Barcola non ci starebbe male, o qualche vigile a dare magari anche delle multe. Va bene, ecco, signora, prego. Grazie per, la sua, per il suo intervento. Effettivamente i vigili ci sono durante il giorno, ma effettivamente che questo è un problema. Così arrivano ovviamente a Sveglia Trieste raffiche di chiamate puntualmente sulla questione immondizie a Trieste, che come dire, è anche un problema di, legato allo spazzamento pubblico per i tanti appalti che ormai sostituiscono diciamo, i lavoratori della Cegas, che, sui quali magari non c'è lo stesso controllo. Però magari ogni tanto qualche piccola sanzione esemplare potrebbe essere utile. In questo caso qui la responsabilità, anche se sono i giovani ma magari che sporcono, è comunque la responsabilità dei genitori che non sono educati. Cioè noi non abbiamo la percezione di che cosa è nostro. Noi siamo convinti, molte persone sono convinte che casa propria finisce con l'uscio di casa o casa propria finisce con la propria macchina. Oltre la propria macchina non è che è casa sua, oltre l'uscio non è casa propria. Perciò il giardino, la strada, un oggetto
etichetta, magari il pezzo di carta, il pacchetto di sigarette per chi fuma, senza rendersi conto che se non passa qualcuno nell'arco delle prossime ore si accumuleranno, cioè pezzo di carta su pezzo di carta. E vivere in un ambiente così spiace a tutti. Non credo che queste persone a caso loro prendano un pezzo di carta, lo gettano a terra sul divano, tengono la loro casa linda. Ecco, noi dovremmo riuscire a essere consapevoli tutti che casa nostra è anche un pezzo di strada, di giardino, di barcola. Altra telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Senta, io vorrei chiedere al signor sindaco, al comune, come mai noi tutti triestini, io sono pure profuga dell'oltre al confine, però ho sempre pagato il biglietto dell'autobus, come mai io sto notando su tutti gli autobus gli extracomunitari nessuno paga? Questo vorrei chiedere al signor sindaco, grazie. Grazie signora. Qui, insomma... Il sindaco però la responsabilità, visto che i trasporti dipendono dalla provincia, dovrebbe essere chiesto all'amministrazione provinciale. Perciò il problema è che probabilmente, anche se sale un controllore e si accorge che un extracomunitario non ha il biglietto, cosa fa? Lo manda giù? E questo uno dovrebbe dire, viene mandato giù. Però questo non viene fatto. Però sì, se anche perché dargli una multa è abbastanza... No, perché non hanno i soldi per pagare la multa. Quindi, insomma... Però a questo punto, allora se prendiamo un caso, trova due persone senza il titolo di viaggio, senza il biglietto, un anziano, una signora anziana di Trieste e un extracomunitario. All'extracomunitario non viene somministrata la multa, invece al triestino sì? Sono queste cose che a questo punto siamo coerenti, individuiamo delle fasce di bisogno. Fasce di bisogno può essere l'anziano che non ha le risorse, perciò con un basso ISEE piuttosto che extracomunitario, e perciò a queste fasce applichiamo tariffe agevolate, ad esempio. Allora, vediamoci l'altro servizio che non avevamo visto nella seconda parte di Sveglia Trieste sull'opposizione in Consiglio Comunale relativamente a quello che sta succedendo sull'altro bilancio, quello del Comune di Trieste, che in forte ritardo, qualcuno dice potrebbe addirittura slittare a settembre. Il sindaco, dalle pagine del quotidiano Il Piccolo, ha detto a alcuni esponenti di sinistra, di SEL e di Federazione di Sinistra, ex di Fondazione, chi non vota il bilancio è fuori dalla maggioranza, insomma nervi tesi, sentiamo. Inaccettabile il bavaglio all'opposizione in Consiglio Comunale. È pesante ma ben circostanziata l'accusa formulata stamane da parte dei consiglieri di centrodestra Giorgi Do Bianco, Grilli, Declic e Cannataro, che hanno evidenziato come la discussione di documenti e mozioni presentati in Consiglio Comunale, spesso riguardanti situazioni urgenti, venga procrastinata le settimane successive. Bavaglio all'opposizione, la maggioranza di centrosinistra non soltanto boccia con regolarità le proposte che arrivano dal centrodestra, ma questa nuova moda di fare in maniera di non discutere dei problemi reali in Consiglio Comunale. Quale esempio per tutti, ricorda Giorgi, valga l'atteggiamento della maggioranza di centrosinistra sulla mozione relativa alla sperimentazione della pedonalizzazione limitata al sabato delle vie Imbriani e Mazzini a partire dal 25 luglio. L'ultimo caso, la richiesta di sospensione urgente dei P-Day, quindi di quelle chiusure al sabato di via Mazzini e via Imbriani, che probabilmente avrebbe incontrato il favore di tanti consiglieri anche della maggioranza e che invece grazie al voto di PD e qualche lista civica è stato procrastinato e andrà in discussione appena dopo l'estate. Anche la vicenda della mozione sul Porto Vecchio presentata dal consigliere di SEL Marino Sossi rappresenta, secondo Giorgi, un tentativo di bavaglio anche all'interno della maggioranza stessa. La lunga mano della Giunta tramite i capigruppo in Consiglio Comunale non soltanto bloccano e imbavagliano l'opposizione, ma imbavagliano anche gli stessi componenti della maggioranza. Il caso della mozione presentata da Sossi è copiata il giorno dopo da un altro consigliere di maggioranza, con il voto diverso sull'urgenza delle due mozioni, che vuol dire che la mozione originale di Sossi andrà in discussione chissà fra quanti mesi, mentre quella aggiustata per non dare fastidio alla maggioranza andrà in discussione già giovedì, dimostra che c'è il caos totale e la voglia di avere un controllo su quelle che sono le attività del Consiglio Comunale, cosa inaccettabile. Sicuro che sono d'accordo. Allora, consigliere Ziberna, spieghiamo anche un attimo perché questi bilanci a questo punto dell'anno, no? Perché uno dice bilancio di previsione, vabbè, siamo a luglio e ragioniamo sul 2015. Certo, fa sorridere, capisco, posso comprendere. Che cosa accade però? Che i comuni, non soltanto in Venezia Giulia, ma in tutta Italia, Gorizia lo ha approvato l'altro ieri, sono costretti loro malgrado ad approvarlo nel periodo estivo, perché fino a questa data loro non sono in grado di conoscere quanti saranno i quattrini che ricevono dalla regione. In tutta Italia i comuni ricevono i soldi direttamente dallo Stato. Nel Friuli Venezia Giulia
Giulia, la nostra regione, ha una competenza primaria, cioè è al Friuli Venezia Giulia che spetta disciplinare tutti gli aspetti, quasi tutti gli aspetti, legati ai comuni e alle province che ormai si stanno per sciogliere. Tra le altre cose anche la finanza, che poi sarebbe anche bello aprire una finestra sulla differenza tra noi, la nostra specialità e le altre regioni, quando dicono ah, voi avete in realtà... Noi siamo pronti con i dati alla mano, e poi chiudo questa parentesi, a dimostrare che senza dubbio, ma senza ombra di dubbio, davanti a qualsiasi osservatore e commentatore e critico, il Friuli Venezia Giulia è certamente, probabilmente la più virtuosa, e se no tra le più virtuose regioni in Italia, perché noi ci paghiamo, come sai, completamente la sanità, certo, completamente i trasporti, completamente i comuni, perciò a parte questo, insomma, perciò noi paghiamo tutto. Il comune che deve pensare, io do un servizio in base ai quattrini, un buon padre di famiglia dice io ho uno stipendio, perciò lo destino al mutuo, alla macchina, ai pranzi, alla cena, ai vestiti, ai bambini, scuola, quello che c'è. Se non ho un'entrata non posso spendere, ma non è irresponsabile, la legge non me lo consente ovviamente. Il comune, se non conosce l'entità delle entrate, se non sa quanti, su quante risorse può disporre, non è in grado di fare il bilancio. E allora noi con legge regionale negli altri anni abbiamo sempre consentito, prorogato i termini fino appunto a luglio. Però se Dio vuole questo è l'ultimo anno in cui si arriva a questa cosa assurda di fare un bilancio, come diceva lei, a luglio, approvato in luglio, in pratica ormai lo si applica a ottobre, e tenete conto che un bilancio approvato in luglio significa che da gennaio fino a luglio tutti i comuni sono andati avanti cosiddetti con i dodicesimi, perciò uno dice io ho un bilancio di 1200, indifferente per comodità, ogni mese posso spendere 100, ma se io devo spendere per fare ristrutturare una scuola, una piazza che costa 200, non lo posso fare perché non posso superare i dodicesimi. Abbiamo approvato una legge regionale, questa legge regionale consentirà a tutti i comuni di conoscere subito quante risorse potranno disporre anche nel triennio successivo. Perciò io, comune di Trieste, sarò in grado a questo punto di fare un bilancio non a luglio del 2015, ma addirittura nel dicembre dell'anno precedente. A dicembre 2015 potrà fare il bilancio di previsione del 2016, come è giusto che sia. Telefonata da casa, pronto, buongiorno. Prego, se ci sente in linea. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora sì, io volevo insomma fare una segnalazione. Sì. E parlare anche col consigliere, dato che so che fa parte della Commissione della Sanità. Perché stanno chiudendo il prelievo del sangue del distretto di Upicina. Mm. Perché è praticamente l'unico prelievo della USL che è. E non so se forse il consigliere, forse no, ma sicuramente lei saprà dove che si trova dietro la chiesa di Upicina, dove c'è anche il parcheggio, che si può, anche, essendo anche disabile, che se possi andare tranquillamente, che è vicino, comodo di poter entrare, e questo parlo anche per me personale, perché sono penso che sia un punto di riferimento anche per gli altri del Carso, no? Per gli altri abitanti del Carso penso che sia anche un punto di riferimento per gli altri comuni del Carso, no? Sì, la sento poco, non so cosa dire. Deve ascoltarmi al telefono, non tramite la TV. Sì, ma se ecco, ascolta il telefono. Dico, probabilmente è un punto di riferimento anche per gli altri comuni del Carso, al di là di Upicina, sì, essendo sì, dislocato lì. So che e apri un altro prelievo, sempre Upicina, però privato, e sarà sicuramente convenzionato col USL, però proprio sulla strada principale, senza un parcheggio, senza niente, e non so insomma come mai che d'un tratto mi sono stato l'altro giorno, lei mi ha detto che devo fare il prelievo ogni due mesi, perché insomma un incidente a catinare mi ha rovinato, e fortuna che insomma che sono dovuto andare a Bologna, se no catinare vuole tagliarmi la gamba. E le difficoltà di camminare, quel che l'altro adesso insomma a catinare si è chiuso, là adesso sta chiudendo, sì. E non so come mai, volevo sapere se
a conoscenza di qualcosa. Allora, grazie per la sua segnalazione. C'è da dire che chiaramente questa chiusura arriva susseguentemente a quella anche del centro prelievi di Catinara, che già a suo tempo aveva causato molte proteste perché era situato in un'area, diciamo, periferica, in rioni molto popolosi vicini, c'era la possibilità anche lì di parcheggio. Anche qui il cittadino segnala, insomma, la perdita di un punto di riferimento che, insomma, essendo piccina, è anche baricentrico per chi vive sul caso. Posso fare un'osservazione su questo, che si collega un po' a una riflessione che facevamo prima. Ecco, quando io dico che nella sanità la riforma, a parte di tutti i disastri che sta creando, ma non lo dico io, i cittadini se ne rendono conto, questa riforma non la si poteva fare a tavolino pensando cosa mi conviene, cosa mi non conviene. Questo è un esempio. Quando chi eroga un servizio pubblico pensa al costo del servizio e non al costo che subisce l'introduzione del servizio, dall'introduzione il cittadino, sbaglia. Allora, se io vedo che un centro prelievi mi costa 100, io dico mi costa 100, lo sposto in centro città, perché così risparmio 100. Ma in realtà quanto costa a tutti quei cittadini che oggi vanno, ieri andavano a Catinara o fino all'altro ieri andavano a Opicina per fare i prelievi, in termini di tempo a cui uno naturalmente deve rinunciare, perché anziché andare al lavoro deve andare a fare il prelievo, la macchina, l'autobus, l'attesa, lo spostamento o l'autobus. Cioè, allora perché non il disagio, cioè del disagio tra virgolette, che sia finanziario, economico, non se ne fa carico l'ente pubblico? Il servizio è anche superare un disagio. Perciò se io vedo che 1000 persone sono costrette a spostarsi, vado io dalle 1000 persone. Cioè, quando noi diciamo di avvicinare la sanità al cittadino, avvicinare l'ente pubblico al cittadino, cioè avvicinare il servizio al cittadino, è questo, non chiudere il servizio e portare il cittadino altrove dove per me è più economicamente conveniente, perché altrimenti io risparmio 100, ma se faccio spendere al cittadino 101, il saldo è di 1. Perciò non ho risparmiato. Se la comunità spende di più, io non ho risparmiato, perché io devo dare un servizio alla comunità, non devo pensare agli interessi di chi eroga il servizio, ma è esattamente l'opposto. Questo è un esempio che noi contestiamo. Hanno fatto un calcolo di quanto costa letteralmente al cittadino spostarsi anziché a Opicina altrove? Hanno fatto un calcolo di quanto costa al cittadino? No, hanno fatto un calcolo di quanto costa a chi eroga il servizio. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei. Prego, signora. Buongiorno. Allora, a me purtroppo sono successi due fatti ieri per gli extracomunitari. Il primo, passeggiavo per Piazza Overda, mi è sbucato un wukumpa e mi ha assalito per rendermi qualcosa. E io gli ho detto, guarda, non è giornata, lasciami stare. E mi ha offeso. Io mi sono avvicinato faccia a faccia dicendogli, cosa mi hai detto? E mi ha detto la parolaccia, che mi ha detto proprio senza paura, senza niente, lei era di Ciapparga, e dargli una testata e buttarlo per terra. Quindi dimostra che dovevamo aver paura noi dei loro. Un altro fatto che mi è successo, sono sulla linea 10, vien su il controllore, domanda il biglietto a tutti, in fondo era pieno dei loro che va a mangiare in mensa del burlo e non gli ha domandato il biglietto. Mi sono rivolto ai controllori e ho detto perché non gli domanda il biglietto ai loro? E mi ha detto no, non lo ha controllato, quindi il conto è una balia. Qua bisogna fare qualcosa a Trieste, perché se no diventa come Milano e le altre città. Quindi bisogna cominciare a fare cortei e gente in fila che fatti qualcosa, perché qua comincia a diventare l'aria pesante. Dare a gente non da soldi niente, e comincia anche loro adesso a fare queste robe qua, comincia a essere l'aria pesante a Trieste, che il signor sindaco, da che ridi, che va a far camminare, che cominci a guardare le robe. Mi spero presto che vadi su per le alte, in montagna, a camminare, e che il prossimo anno sia qualcun altro. Indifferente chi, ma che sia qualcun altro, perché veramente Trieste fa schifo. Signori, buongiorno. Buongiorno, grazie della sua segnalazione. Insomma, il problema è che si sta vivendo comunque un cambiamento epocale dal punto di vista dell'immigrazione, che sarà difficile, chiariamolo, arretri indipendentemente da
chi poi passi alla guida delle città o delle regioni. Il problema è poi come riuscire a gestire questa emergenza in un periodo in cui tra l'altro ci sono pochi soldi a disposizione. Ma noi una proposta l'abbiamo fatta, siamo stati gli unici ad aver fatto questa proposta in questo senso e ho mandato questa proposta articolata anche al Premier Renzi. L'unica, e a nostro avviso non ce n'è un'altra, abbiamo fatto una conferenza stampa alcuni mesi fa, è impedire che queste persone siano loro malgrado costrette a lasciare i paesi dove sono nati, perché io mi metto anche nei panni di queste persone che comunque per loro non è una gita lasciarmi certo. A migliaia di chilometri famiglia, farsi carico di spese rilevantissime, perché se per noi 15.000 euro sono tanti, per una famiglia 15.000 euro non so quante famiglie possono tirare fuori 15.000 euro, per loro 15.000 euro in realtà sono, o 15.000 dollari sono l'equivalente di 150-200.000 euro nel nostro paese, perciò sono cifre immense, ma oltre a questo la sofferenza, il disagio, arrivare in un paese non proprio, bene, e soprattutto senza prospettive, perché noi non siamo in grado nei prossimi anni di accogliere milioni di persone come Unione Europea. L'unica strada perciò è fare in modo che vengano a cessare progressivamente le ragioni che costringono queste persone a lasciare il loro paese. Due sono le ragioni, una è quella di migliorare le condizioni di vita in quel paese, la seconda è quella di migliorare le condizioni della sicurezza, perché sono certi che scappano proprio perché hanno paura per la propria incolumità. La strada qual è? Oggi già il nostro paese spende per l'immigrazione tout court, prendendo tutto, incluso tutto, sull'ordine di 3 miliardi di euro abbondanti. La nostra proposta è perciò chiedere ai 25-30 paesi più ricchi del mondo, perciò non i 200 paesi, 25-30 paesi più ricchi del mondo, di destinare quello che in pratica già oggi destino all'immigrazione, perciò meno dello 0,5% del proprio PIL. Noi arriveremo circa 500 miliardi di euro, 500 miliardi di euro ti consentono di fare degli investimenti in quattro settori in questi paesi. Il primo settore è senza dubbio quello dell'istruzione. Uno può pensare perché l'istruzione? Perché più una popolazione è acculturata, più facilmente riesce perciò a scrollarsi di dotto da addosso dei regimi dittatoriali che ci sono, regimi autoritari che ci sono. Senza dubbio le infrastrutture, perché io posso produrre qualsiasi cosa, ma se non sono in grado di accatastarla, immagazzinarla, trasportarla da un posto all'altro non ne faccio nulla. Sanità, perché non è possibile che ci siano percentuali di rischio elevatissimo per chi nasce, per chi vive in alcuni paesi, e naturalmente una industrializzazione forzata, perché ci sono certi paesi, ad esempio l'Africa, che sono delle miniere a cielo aperto. L'Africa è un grandissimo continente che ha grandissime potenzialità e che tutti gli economisti sostengono che nell'arco dei prossimi decenni, ma non cent'anni, fra 30-40 anni avrà superato di gran lunga i tassi di crescita produttivi, la capacità produttiva addirittura dell'Europa. Perciò facciamo in modo che queste risorse rimangano in quei paesi, ma non risorse date a quei paesi. Per capirci, se dobbiamo fare una strada in Libia, perché se parlo della Libia perché è più vicino, non do i soldi alla Libia per farsi strada. Io mando le mie aziende italiane, i tedeschi le loro, gli inglesi le loro, mandiamo le nostre aziende per fare quella strada, per fare quel palazzo, per formare professionalmente. Perciò questo significherebbe anche un ulteriore volano di ricchezza, cioè una sorta di piano Marshall. Noi sappiamo che gli americani hanno fatto il piano Marshall certamente perché l'America è un grande paese costituito in larghissima parte ovviamente da europei, ma l'hanno fatto perché diversamente gli Stati Uniti all'epoca non avrebbero avuto un mercato sul quale portare poi la loro economia. Perciò anche per noi questo perciò può essere un grandissimo volano, una grandissima opportunità di natura economica e soprattutto un'opportunità per impedire che queste persone, migliaia, migliaia e migliaia, siano costrette ogni anno a venire in Europa. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno. Vediamo se ha resistito il nostro telespettatore. Buongiorno. L'ho stordito io? Pronto? Vediamo se c'è ancora, altrimenti andiamo avanti. Tra l'altro tra poco avremo anche il secondo collegamento con la polizia locale. Chiedo anche alla regia se è possibile un secondo collegamento sul fronte meteo, perché insomma c'è qualche piccola novità all'orizzonte in giornata, ovvero potrebbero arrivare delle precipitazioni stando a quelle che sono le previsioni meteo dell'Osservatorio regionale dell'ARPA. Chiediamo se eventualmente possiamo recuperare la nostra Annalisa. Intanto altra telefonata da casa. Buongiorno. Buongiorno. Prego signora.
Senta, allora io volevo chiedere un'informazione. Sì. Allora, come mai non ci hanno ancora ricaricato la social card, che dovrebbe essere ricaricata il 15, circa 15, 16, 14? Ecco, no, siamo al 23, 24, quanto siamo? Non ci hanno ancora ricaricato. Allora, io, se abbiamo la social card, vuol dire che ci servono i soldi. Cioè. Non è che ci serve per andare a spasso, no. Allora, io devo andare anche in farmacia a prendere le medicine che mi servono e fino a ieri non è ancora ricaricata. Ho chiamato la regione e mi hanno detto che loro hanno depositato al 17 i soldi e non ci sono ancora. Poi mi ha detto deve andare a Roma per la conferma. Bene, ho detto va bene, a Roma deve andare. Complimenti. Forse per ottobre ci arriverà. Ha detto, ma no signora, sai, sono questione di tempo. A breve, bene, a breve cosa intendono loro? A breve, settembre? A noi servono i soldi, non è che serve per andare, per fare la spesa, per andare in farmacia. Uh-huh. Per tutte quelle cose che servono ci hanno dato la carta. Non è che ce l'hanno data così per fare i ricchetti, no. Allora, vorrei sapere se hanno intenzione, cosa vogliono fare, se si ricaricano sta benedettissima tessera e se no, guardi, siamo proprio ben stufi, ma ben stufi di questa Roma, ma ben stufi. Vi ringrazio tanto, scusate. Grazie signora, non so se forse il consigliere Ziberna magari può anche informarsi, visto che posso chiedere, regionali, ma anche no? Perché io sono dell'idea che, visto che parliamo di risorse poco rilevanti per il bilancio regionale, sono risorse davvero che non creano difficoltà per le casse della regione, ma soprattutto io direi che se la card viene rimpinguata che sul primo del mese, 15 del mese, non, l'amministrazione non è in grado di farlo quel giorno, meglio farlo una settimana dopo, 10 giorni dopo, ma avere la certezza che quel giorno c'è, perché certo. Le persone, le famiglie fanno affidamento, come diceva la signora, non è che è un chip in più perché non so che cosa fare e non lo usano, se ce l'hanno evidentemente per loro serve, e scoprire che hanno fatto un programma di andare in farmacia quel giorno e quel giorno non posso andare in farmacia, non posso fare la spesa, per loro significa prendere i farmaci oppure no, pranzare certo. O cenare quel giorno oppure no, perciò se l'amministrazione, per un motivo qualsiasi, perché sono le banche che ci impiegano più, non ha importanza, qualunque ragione, se si individua perciò una ragione per la quale quel giorno non è sicuro l'accreditamento di quelle risorse, spostiamo di un giorno, di due giorni, di cinque giorni, ma per scrupolo di 10 giorni, però il cittadino deve avere la certezza che quel giorno si ritrova. Certo. Chiedo alla regia se abbiamo novità circa i collegamenti, altrimenti proseguiamo. Sì, dovremmo avere il collegamento con la polizia locale, con il maresciallo Alberto De Marco, al quale chiediamo un po' la situazione per chi si mette in viaggio in questo momento per andare al lavoro o quant'altro. Buongiorno. Buongiorno di nuovo. No, la situazione non è mutata rispetto al collegamento precedente, viabilità sempre regolare. Nessun ingorgo da segnalare lungo le vie cittadine. Nessun incidente? No, per adesso tutto tranquillo. Ecco, le chiedo per favore di ribadire dove è dislocato il vostro presidio a Barcola, perché ci sono state diverse telefonate, insomma, con una certa preoccupazione per gli episodi che sono occorsi a Barcola, quindi dove eventualmente rivolgersi per problemi o quant'altro. Sì, noi abbiamo presidio mattina e pomeriggio nei pressi del CEDAS e pattuglie alle volte ciclomontate, alle volte automontate, che comunque presidiano dalla mattina alla sera tutto il litorale, Topolini compresi, ovviamente facilmente distinguibili vista la nostra divisa, ma sempre presenti dalla Pineta fino ai Topolini compresi. Perfetto, quindi insomma presidio garantito da parte della polizia locale. Grazie allora per questo collegamento. Io approfitto della presenza del consigliere Ziberna anche per trattare un altro argomento, quello di questa nuova legge elettorale dell'Italicum, che insomma ha creato non poche polemiche tra insomma, le forze politiche anche all'interno della maggioranza di governo stesso, perché insomma dicono nel Friuli a spaccare in due il Friuli, c'è in realtà una minore rappresentanza a livello di parlamentari
anche per quanto riguarda la zona triestina esontina. Sto cercando di recuperare la mappa. Eccola qui, così anche la mandiamo in onda. Italicum, i collegi del Friuli Venezia Giulia scontentano tutti, arrabbiati friulani, Russo mai penalizzati siamo noi, Sonego con modifiche, rappresentanza slovena ancora più a rischio. I due collegi del Friuli Venezia Giulia, in tutto se non sbaglio, in tutto sei parlamentari, ma insomma ci sono diverse polemiche di diverso ordine. Sì, ma anche perché oggettivamente... Non so quanto saranno in grado ormai di modificare questa legge, perché i paletti di legge nazionale, i criteri sono già fissati. Però io mi metto nei paletti. Cioè, com'è possibile che una persona, ma proprio una, dimentichiamoci il politico, quando uno fissa dei criteri, sono dei criteri che non possono essere presi a tavolino e applicati ovunque, perché le persone sono diverse. Se io dico che tutti devono indossare un abito 48, io vado in costume da bagno, perché io ho un 60, ma così vale, è una battuta. Ma una legge elettorale, perciò un ridisegnare la mappa in tutta Italia dei collegi è importante, perché poi io avrò quel deputato che mi rappresenta, perciò quella persona avrà un vissuto, una sensibilità. Mi dica lei, cosa di comune il candidato che abita a Muggia, ha vissuto sempre a Muggia, con quello di Tarvisio? Avrà il collegio, perché secondo le ultime modifiche, perché come sappiamo questa qui è una nuova proposta, non è quella certo. definitiva, la nuova proposta è la proposta del maresciallo Tito, che si sa, questo è esattamente il confine del maresciallo Tito. Il maresciallo Tito voleva, quando parlavamo della Slavia Veneta, voleva prendere completamente tutta questa zona, esattamente dal nord fino al Cervignanese. Perciò questa qui era la vecchia proposta di Tito. Peraltro è la proposta che il senatore Darko Bratin, per quanto riguarda anni fa, parliamo di 20 anni fa, il collegio del Senato rammenterà che andava, è il collegio numero 2 del Senato, da Duino, il collegio numero 1 era solo Trieste, da Duino fino a tutte le varie del Natisone, proprio per la minoranza slovena. Perciò adesso, francamente, per rispettare a questo punto delle aspettative della minoranza linguistica slovena, e non dà alcune garanzie, naturalmente, questa divisione, cioè che include tutta la minoranza linguistica slovena, non dà alcuna garanzia alla minoranza, si spezza in due la nostra regione. La nostra proposta, provocatoria quanto vogliamo, era quella di mantenere il collegio unico. Il telespettatore più antico, come me, e i giovani non se lo ricorderanno, rammenteranno che il vecchio collegio, tanti anni fa, il vecchio collegio elettorale prevedeva Trieste isolata, e poi l'altro collegio era tutto Friuli Venezia Giulia con il Bellunese. Cioè abbiamo sempre cercato, perciò Trieste ovviamente perché la legge era anteriore al 54, ma noi abbiamo sempre cercato di mantenere una unità regionale, perciò si mantiene, perciò o è la Venezia Giulia, perciò con paletti inferiori in termini demografici rispetto a quello previsto dalle linee guida nazionali, oppure manteniamo l'unitarietà, perché parliamo comunque di 1.200.000. Purtroppo queste qui sono una mappatura fatta a tavolino per assicurare chi governa in questo momento, Renzi, ad avere perciò i suoi capi bastone in ciascuno dei 100 collegi in cui sarà divisa il nostro paese. Non so se c'era ancora una telefonata in attesa, perché avevo visto il cartello, se ce l'abbiamo mandiamola e andiamo poi in pubblicità, altrimenti ci andiamo subito. Dovrebbe esserci allora il telespettatore. Buongiorno. Prego signora. Buongiorno, complimenti per la trasmissione intanto. Mi parli in Trestini, ad ogni modo. Sì, prego. No, allora volevo chiedere, no, ho visto bene che c'è slittamento dei rimborsi del 7.30? E abbiamo letto anche noi questa mattina, sì, ecco, effettivamente. Allora effettivamente dire, noi lo paghiamo l'IMU o la TASI a quel giorno che sta lì, ne viene l'Equitalia a casa, è vero? Allora diciamo che effettivamente... A parte del manico, perché noi non possiamo fare niente, pagare il TAS, perché sennò ne viene ancora la multa. E dopo domanda solo che voti, a nessuno che dagola, solo nessun codone, nessuno, dove si fa tutti come lì, perché si ingrassa solo la pancia e niente altro, come pensiamo che ce l'ha. La pancia è il poltrona, perché altro non fa ciacole, 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 sono nata qua e non chiedo solo che ciacole. Mia Maria era disoccupata, 75 anni, me la supera sempre tutti, è l'Esele, del Libano, di qua, degli altri, degli extracomunitari,
e i nostri governanti che si ingrassano e che ne mani anche le elastico delle mutande, per non dire mutande. Io ringrazio la Sessai Coppa come giornalista. Buongiorno e grazie. Grazie, grazie signora. Effettivamente stavo cercando di recuperare, 730, di recuperare la notizia, perché oggi sì, sulle pagine dei giornali c'era appunto un articolo in cui si parlava del fatto che dovrebbero slittare i rimborsi del 730, che di solito effettivamente arrivano tra luglio e agosto. Ecco. Eccolo qua, slitta rimborso per gli ultimi 730. Adesso vediamo di recuperare all'interno la notizia esatta, anzi facciamo così, eccolo qua, i CAF hanno elevato 14 milioni, chi lo ha fatto entro il 7 di luglio può essere quasi certo di ricevere gli eventuali rimborsi entro fine mese, al più tardi ad agosto. Sempre ad agosto arriveranno i conguagli delle pensioni perché ho presentato il 7.30 entro il 20 luglio. I conguagli a debito per le dichiarazioni arrivate dopo il 30 agosto scatteranno a settembre, vista la possibilità di rateizzarli. Quindi non è che non arrivano, arrivano leggermente in ritardo rispetto alla presentazione del 7.30. Ma per chi l'ha presentato il 20 luglio? Per chi l'ha presentato il 20 luglio? Immagino che anche il sistema informatico non è in grado di provvedere a rimborso. Quindi se la signora sa di averlo presentato prima, entro il 7 di luglio, dovrebbe stare tranquilla che tra, diciamo così, credo la pensione ad agosto dovrebbe in linea teorica arrivare. C'è da dire che con questo nuovo 730 precompilato un po' di caos purtroppo era insomma nell'aria come applicazione informatica al primo anno. Qualche istante di pubblicità, poi l'ultima parte di Sveglia Trieste, poi c'è lo spazio invece dedicato in ogni giornata una specialità, la sanità piuttosto che i cani e i gatti nelle ultime settimane. Vedremo oggi cosa ci riserva lo spazio dalle 9 alle 9 e mezza. Intanto l'ultima mezz'oretta di Sveglia Trieste con Rodolfo Ziberna, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, ultima parte di Sveglia Trieste con il consigliere Ziberna di Forza Italia, al quale chiedo, siccome oggi è l'ultima giornata con eventualmente serata ad oltranza il Consiglio regionale per l'approvazione dell'assestamento di bilancio, insomma di darci un po' l'idea di che giornata sarà. È una giornata campale, nel senso che ieri abbiamo fatto 4 articoli e abbiamo finito alle 8 e passa di sera. E io credo che oggi non finiremo prima delle 10, 11 di sera. Comunque, come accade sempre, l'ultimo giorno di finanziario di assestamento di bilancio e facciamo cosiddetto ad oltranza, perciò che si finisca alle 10 di sera o alle 3 del mattino o alle 5 del mattino, comunque non si esce dal consiglio senza aver approvato. Suggerisco il telefono che vedo, perché ho sensi di colpa, prima ho parlato troppo e il telespettatore è scappato, allora se vai continuo dopo così. Dopo lo continuiamo, va. Telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Ecco, io, il signor Ziberna è una persona molto educata, amabile, mai aggressiva e quindi merita, diciamo, lo stesso tono di voce. Però vorrei dire questo, c'è inutile che lui faccia così, che si scandalizzi, faccia finta di scandalizzarsi, eccetera. La linea sulla sanità in genere pubblica, ma parliamo di sanità visto che è il tema di oggi, sì, è quella che lui predilige, cioè togliere al pubblico completamente per darlo al privato, perché non dimentichiamoci che Tondo ha messo i 10 euro, che sono 10 di ticket sulle visite specialistiche, sugli esami di laboratorio, eccetera, creando una condizione assurda per cui tu andavi con la prescrizione medica del servizio sanitario e pagavi di più. E quindi nello studio privato ti dicevano, guardi, se lei paga, se lei fa un esame di tipo privatistico, paga 10 euro di meno. E così hanno potuto chiudere tranquillamente Catinara, adesso chiudono Piccina, ma è inutile che lei faccia finta di scandalizzarsi. Questa è la linea politica di Renzo Sconi. E non è che io dico questo perché sono particolarmente attratta da una sinistra, o no, è purtroppo che siete tutti d'accordo. La scuola uguale, date soldi alla scuola privata quando la scuola pubblica è in condizioni precarie, perché ci sono anche le strutture che accolgono gli studenti e non ci sono solo gli insegnanti, ci sono gli strumenti per studiare moderni che mancano.
Quindi è inutile che venite qua nello studio, né lei, le ripeto, io come persona la rispetto, una persona assolutamente squisita, ma lei fa politica e quindi se la deve sentire anche, no? Giusto. Quindi siete veramente tutti molto d'accordo, non c'è mai stato un compromesso storico così felice come adesso. Grazie e buongiorno. Grazie della sua segnalazione e chiedo insomma al consigliere Ziberna di rispondere. Io devo dire tra l'altro che per rispondere alla signora è capitato anche a me di andare a fare gli esami del sangue in uno studio privato e mi hanno detto beh, se lo fa guardare in privato con noi paga 10 euro in meno. Questa insomma è una verità, insomma non è un qualcosa di come dire di episodi. No, capisco questo sfogo che è legittimo sia per quanto riguarda la sanità che per quanto riguarda naturalmente la scuola. Però ad esempio cito nella sanità, ci sono momenti in cui il privato ti consente però di sgravare in una quota di impegno del pubblico. Ad esempio sono intervenuto ieri su un fatto a Gorizia, ma vale anche naturalmente per altri casi. Parliamo ad esempio della possibilità da parte di Onlus nella nostra regione di prestare il servizio di collegamento con l'ambulanza e con le automediche. A quel servizio la regione eroga risorse soltanto per il mero rimborso dei costi. Perciò se quello stesso servizio viene reso dall'azienda sanitaria, i costi sono significativamente superiori. Un altro intervento fatto proprio ieri, relativamente ad altre, ma vale anche per altre realtà della nostra regione, ci sono sempre delle ONLUS, perciò associazioni di volontariato, dove ci sono i volontari che non percepiscono nemmeno un euro, che ad esempio fanno il servizio di ambulatorio. Perciò sono loro che vanno, cito questo caso di Gorizia della Salute, loro hanno un migliaio al mese, perciò un migliaio di prelievi al mese e di questi sono 600-700 fatti a domicilio. L'azienda sanitaria di Gorizia non va a fare il prelievo del sangue a casa dell'anziano, lo fanno queste persone, sono dei volontari che hanno perciò il mero rimborso del viaggio, della benzina. Ecco, sono cose che non costano, perché tra virgolette, e consentono comunque al sistema sanitario regionale di farsi carico di minori oneri, perciò alla fine sono risorse che può destinare più. Ecco, da questo punto di vista per me il collegamento tra il privato e il pubblico è sano. Poi senza dubbio io all'epoca, non per la mia responsabilità, perché io comunque nel momento in cui uno svolge amministrazione da amministratore, pardon, attività da amministratore, da politico, deve farsi carico comunque. Io all'epoca seguivo così ogni tanto dal giornale perché svolgevo tutt'altra attività, ma mi risultava che il ticket fosse pro quota imposto da con legge una quota nazionale, una quota regionale del ticket di tondo. Tant'è vero che quando comunque dopo parleremo sulla scuola privata. In realtà le risorse che vengono date dalla regione alle scuole, tra virgolette, privata, sull'ordine degli 800.000 euro prima, adesso mi pare qualcosa sui 500.000 euro, non è la scuola privata dei ricchi. La maggior parte, abbiamo fatto anche un anno e mezzo fa, quando la giunta Saracchiani aveva tolto tutti gli 800.000, poi li ha ripristinati successivamente, abbiamo verificato qual era l'utente medio di questa scuola. L'utente medio di questa scuola era l'impiegato, l'operaio che aveva bisogno di servizi che la scuola pubblica non eroga. Per capirci, chi è costretto, l'avvocato può andare in studio alle 9 di mattina, 10 di mattina, chi deve andare invece in una fabbrica, chi deve andare in un ufficio e non ha la possibilità di lavorare nel comune dove risiede, deve prendere un pullman o partire via con la macchina prima o il treno. Perciò mentre il privato apre 7:15, anche 7:20, perciò c'è una preaccoglienza di mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima del bimbo, o ha la possibilità il genitore di andare a prenderlo a scuola alle 4 di pomeriggio, 5 di pomeriggio addirittura, perché questo qui non finisce entro quell'ora, non ha i genitori, non ha i suoceri che possono prendersi carico dei figli. Ecco, questi sono servizi che la cosiddetta scuola privata, impropriamente chiamata privata, eroga e invece non eroga il pubblico. E inoltre questo privato, tra virgolette, mentre ecco, la famiglia che porta il figlio in questa scuola privata non sottrae risorse al pubblico, perché comunque con le sue tasse paga la scuola pubblica, in più dopo paga per poter mantenere il proprio figlio nella scuola privata. Poi ripeto, certamente c'è chi dice io sono contro la scuola privata, io sono contro il privato comunque, poi c'è una filosofia diversa naturalmente. Altra telefonata da casa, buongiorno. Pronto? Prego signora. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare un discorso sui rimborsi del 7:30. Sì. Allora, io ho fatto il 7:30 i primi di aprile. Bene. Tramite un CAF, quindi molto prima di luglio. Sì.
Allora, mi sono collegata al sito dell'INPS per vedere l'importo della pensione di agosto. C'è una differenza in più di 200 erotti euro. Ora io ho un credito di 1200 erotti euro che mi devono rimborsare di fatture, spese mediche, lavori in casa, eccetera. Quindi volevo dire che non è che quelli che sono arrivati a metà luglio non li rimborsano. Mm. E poi dovrebbe esserci il rimborso della mancata indicizzazione. Mm. Pronto? Ce le dice, avevo un rimborso di previsto, 1200 di 1200 euro più la mancata indicizzazione, giusto? Perché Renzi, con le sue brave promesse, perché sa solo fare promesse, ha detto che ai primi di che con agosto rimborsava la mancata luna tantum, che tra l'altro io ho già fatto ricorso, no? Quindi non mi sembra che ci sia proprio nessun rimborso. Volevo sapere appunto... Però mi sembra preoccupante, a meno che non sia prevista una rateizzazione per quanto riguarda il rimborso, che le siano arrivate solo 200 euro su 1200. Perché di solito in quel caso, al di là del discorso dell'indicizzazione, arrivano in soluzione unica. Unica, certo. Quindi, come dire, sarebbe una notizia pesante se anche poi arrivassero una serie di altre segnalazioni. Non c'era ancora il dettaglio delle spese, cioè il dettaglio della pensione non era ancora pronto sul sito dell'INPS. Quindi volevo sapere qualcosa, forse questi soldi non li vedremo mai. No. Renzi è molto bravo a promettere tagli di tasse, di tasi, eccetera, per far campagna elettorale, e dopo purtroppo la mette sempre in quel posto i cittadini. Ecco. Grazie della segnalazione, comunque signora, credo che approfondiremo anche con un servizio del telegiornale, perché su queste cose vanno tenute sempre le antenne dritte. Zibel. Però per scrupolo, magari è meglio fare un qualcosa in più che in meno in questo caso, però un colpo di in telefono presso il CAF, c'è la signora che ha utilizzato il CAF in aprile per la dichiarazione dei redditi, potrebbe anche essere opportuno, sai? Perché comunque se c'è qualcosa, quantomeno per tranquillizzarla, o quantomeno per allarmare il CAF nel caso in cui dovesse essere adottato qualche provvedimento, e non vorrei mai che magari la signora dice, vabbè, tanto magari ci sarà una rateizzazione, attendo agosto e magari invece c'è qualcosa che dovrebbe fare prima. Se fossi in lei, comunque non per generare allarme, però un'informazione presso il CAF, perché ripeto, non è difficile, sia un caso unico. Se c'è una rateizzazione, è una rateizzazione diffusa, quantomeno per essere tranquillizzata, perché se dovesse capitare che il CAF dice, guarda, doveva aggiungerti tutto in un'unica soluzione, è il caso che intervenga subito. Certo, certo, certo. Ancora un'altra telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Io volevo soltanto due informazioni. Sì. La tassa dei rifiuti come viene pagata? Tramite metri quadri, tramite le persone? Non so come viene pagata, perché è sempre un aumento. Poi un'altra cosa, se mi può rispondere. Io abito nelle case dell'Ater, di fronte alla ferriera. Adesso non so se è vero o se non è vero che gli affitti caleranno un poco. Io vedo che aumentano sempre, no? Mi scusi, ma insomma, ecco. E allora, non so io come vedere questa cosa, insomma. Può aumentare sempre. E dopo le nostre case sono dette a... residenziali, come possono essere residenziali con tutto quello che abbiamo? Abbiamo la ferriera, abbiamo la superstrada, abbiamo l'inceneritore. Mi dica lei, come possiamo noi pagare Vaffasà essendo tutto l'altra mezzo? Io la ringrazio, grazie. Se può darmi una risposta. Allora, grazie tanto. La tassa dei rifiuti si basa chiaramente sul numero di persone che risiedono, che hanno la residenza e anche la superficie, alloggio e la superficie. È un no? rapporto, sì. Quindi un rapporto tra la superficie e il numero perché di persone. Volte capita a Trieste, residenti. È un caso particolare, che ci sono famiglie monocellulari, perciò una persona anziana in un appartamento che magari 20, fino a 30 anni prima serviva per marito, moglie e tre figli, un po' alla volta figli se ne sono andati, magari la persona resta vedova e ha una superficie grande, perciò tante volte uno, questo è il problema, che paga in realtà
ma non perché produce rifiuti. E allora in molti comuni hanno apportato dei correttivi proprio per questo motivo. Perciò c'è un rapporto tra sia componenti di nucleo familiare che superficie. E quell'altro aspetto invece è vero. E poi il discorso della classe A in un'area, insomma, no, quello è vero, però che tutte le ATER, non soltanto le ATER di Trieste, ma tutte le ATER adesso provvederanno a rimodulare i canoni. Vale per Trieste, per Gorizia, per Udine, Pordenone e Tolmezzo. Però non so se si ricorda, ne abbiamo parlato anche in consiglio regionale, sulle polemiche poi apparse sulla stampa tra Udine e Trieste. Sì, ma vuoi di più, no, vuoi di meno, i dipendenti costano di più, no, il canone costa di più, la morosità è maggiore o minore. A questo punto si applicheranno perciò dei criteri unici da Muggia fino a Tarvisio o a Pordenone. Altra telefonata da casa, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Claudio. Prego, signor Claudio. Buongiorno, dottor Ziverna, poco fa ha ricevuto l'ennesima telefonata di quel signore parlando di sanità che chiudono il centro Pirini di Opicina, dopo quello di Tatinare, come bene ha ricordato il dottor Stabile tutte le conseguenze che ciò comporta. Le chiedo, essendo lei in commissione sanità e che viene qui a Telequattro a metterci la faccia, che gli va dato merito, può risolvere questo problema molto sentito dai cittadini? Può prendersi l'impegno lei, diciamo, magari come si dice, di ribaltare il tavolo al fine di far riaprire questo benedetto centro prelievi di Catinara che da decenni serviva a quest'area della periferia? E poi non credo che tre infermieri mandi a scatafascio il bilancio della regione. Si può prendere lei personalmente questo impegno? Oggi c'è anche il consiglio con mozioni, non sono io che devo insegnare il mestiere. La ringrazio se può prendersi questo impegno. I cittadini della periferia, specie gli anziani, le saranno grati, anche se lei viene da Gorizia, mentre il nostro qui sembra silente Marini che dorme. Grazie. Certamente lo faccio, e ho sentito diversi cittadini che faccio parte della Commissione Sanità. Non faccio parte della Commissione Sanità, ma ciò non significa che non posso intervenire anche nel settore della sanità. Perciò io faccio un intervento nei confronti sia del Presidente che dell'assessore Telesca. Nel momento in cui mi risponderanno, in assoluto darò l'anteprima della risposta. Quindi, ritorna a Telequattro, quantomeno girerò la risposta, anche perché il discorso di prima è questo appunto, quello che conta è il servizio, perché io devo risparmiare 100 e far spendere 300 ai cittadini, dovrebbe essere l'opposto. Bene, quindi insomma impegno del consigliere Ziberna, che non sappiamo se ribalterà il tavolo, ma sicuramente... I tavoli sono inchiodati, vabbè che sono grosso, però i tavoli sono inchiodati. Va bene, battuta a parte, altra telefonata da casa, buongiorno. Pronto, prego in linea. Pronto, buongiorno. Sì signora. Ah, l'avete sentito? Sì. Come no? Boh. Allora siamo in due. Prego, signora. Parla? Ci racconti. Siamo in due, boh. Ascolti, insomma, volevo sapere una cosa. Sì, deve parlare al telefono. Ecco, brava. Deve parlare al telefono, però. Aspetta che sono ancora un po'. Ecco, va. Roma qua, sì, adesso sento. Volevo sapere, prima delle tasse delle scovazze, no? Mi stavo sola. Sì. Sono invalida. Sì. Ho un appartamento di 80 metri quadrati. No, casa vecchia, perché stava con mio papà, mio marito, i fiori tutti morti, sono lì. Sono invalida al 100%. Perché devo pagare le tasse delle scovazze per tutta la casa che mi sono sola? Che tutti i quartieri sono più piccoli, mi dice casa vecchia, Santa Maria Teresa. Volevo sapere che perché mi va a persona e non andare così a metri quadrati, perché mi devono anche le scovazze, perché mi porta il pranzo al comune, perciò sono tipo Caritas qua. No, primo. Secondo, voglio dire un'altra roba, è sempre quello che l'altro, tanto che mi conosci, mi pago per andare dei dottori, sì. Perché che il comune più di tanto non può. Allora mi dicono, cosa c'è questa roba qui? Le cooperative, cosa servi? AVI, GAU, Croce Rossa, ONUS. Perché dice che Dio allora che mi porti dei dottori o qua o là e dici che devo pagare 20, quell'altro, tanti soldi come ti sarei una Croce Rossa. Allora mi comincia a fare un tassametro perché mi costa meno, un tassametro per casa andare al maggiore mi va sui 12 euro.
per andare in via Rossetti verso le 15 e l'unica roba è scatinare che mi costa dire di andare e tornare. Allora dico, questi qua che fa per gli anziani handicappati, come lavora? Sotto chi paga, visto che la dice che lavora gratis? E perché devo dare 25 euro per farmi qualche posto? Per i soldi, grazie. Grazie signora. Intanto la tassa sui rifiuti purtroppo penso che sia ineludibile, insomma, no? Cioè, il rapporto tra lei che vive in quella casa di 80 metri quadrati, quindi il numero di metri quadrati, la persona, viene fuori quella cifra lì. Purtroppo quella credo sia impossibile da eliminare. Sì. Anche se è maggiore, incide in modo maggiore il numero dei componenti piuttosto che la superficie. Sì. Questo significa che il fatto che sia sola le consente di pagare, cioè, diciamo, alla fine gli 80 metri quadri incidono poco, quello che perciò dovrebbe consentirle di pagare di meno è il fatto che oggettivamente è sola. Certo, certo. Altra telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno. Prego. Prego signora. Sì, buongiorno, io vorrei fare una domanda a lei e anche al dottor Ziberna, lì presenta. Io prendo, come me penso tanti, 800 euro di pensione al mese, 8,50, insomma sono su quella cifra là. Adesso col primo d'agosto so che le pensioni da 1000, cioè praticamente da 15.000 lordi, netti, eccetera, prendono questi 800 euro, sto benedetto bonus, no? Renzi ha parlato anche che alle minime nel 1916-17, non so chi ci arriva, ma insomma va bene, verranno dati 80 euro ai pensionati. E scusi un attimo, sono ignorante al massimo, ma quelli che non raggiungono i 15.000 netti all'anno di pensione, hanno già ricevuto tutta sta roba, cioè non sono state già messe in regola le pensioni, oppure siamo figli di nessuno e nessuno prende? No, non capisco come funziona, veramente non ho capito niente, forse non mi capite neanche voi. No, abbiamo capito la sua domanda, abbiamo capito Ziberna. Ma risulta che sono spiegata. Sì. Tanto è vero che la polemica in ambito con il governo era... Vorrei avere un chiarimento in merito, noi non prendiamo niente, va bene, questo lo so già, ma almeno capire il perché, cioè io non ho avuto aumenti in questi anni di pensione, la mia pensione è sempre quella, la vita cresce, certo. la mia pensione è quella. E non è, tutti mi dicono lei è ricca perché ho avuto problemi tanti e sono andata dagli assistenti sociali, no, è meglio neanche non andarci perché effettivamente io sono ricca in confronto a tanti altri, solo che le mie spese, vabbè, quelle sono mie e sono fatti miei. Ma vorrei sapere come funziona, perché io veramente sono ignorante e non ho capito praticamente niente. Grazie signora, tentiamo di risponderle in un minuto. E non solo la soglia però, perché il problema però finalmente qual era? Che la sentenza ha preso atto di una cosa, le pensioni erano state congelate, perciò il governo ha cercato di tergiversare e la magistratura ha detto questi soldi qua devi restituirli. Adesso il governo sta cincischiando, termine tecnico, anziché restituire perciò tutto a tutti quelli che naturalmente hanno il diritto, hanno individuato delle soglie. Non so dirle adesso quali sono le soglie, però c'è una soglia di 15.000 euro, no? Forse potrebbe essere anche, sì, potrebbe essere intorno ai 15.000 lordi, però parliamo naturalmente non netti. Perciò oltre ai quali il problema però oggettivamente qual è? Se io so che sono soldi miei, che tu ti sei trattenuto di soldi miei, tu mi restituisci. Cioè quello che irrita è questo famoso una tantum, questo è il poter dire io come governo ho messo le mie mani nel tuo portafoglio, mi hanno beccato con le mani nel portafoglio e mi hanno costretto a restituirti i soldi. E io anziché restituirti tutti i soldi, te ne restituisco un paio, perché questi qui sono soldi. Anche questo bonus l'ha chiamato, anche ti ricordi, una tantum, bonus, come se fosse una concessione. È la restituzione di soldi pagati dai cittadini. Cioè sono soldi che spettano di diritto ai cittadini. Se la magistratura ti dice che tu dovevi darmeli, vuol dire che sono miei.
non è una tua gentile concessione. Questo certo. Che mi irrita, che passa questo messaggio che il governo ti concede questo contributo. Non è vero, è una cosa che tu dovresti restituirmi, e in realtà non li restituisce a tutti. Capisco comunque naturalmente i redditi più alti, le pensioni più alte, che non venga restituito. Allora, grazie per averci seguito, restate con noi perché tra qualche istante arriva Umberto Bosazzi con il suo ospite. A tra poco, buona giornata. Buongiorno, allora Sveglia Trieste in cucina, questo sarà il nostro appuntamento del giovedì. Siamo insieme ad Emilio Cook, presidente dell'Associazione Cuochi Trieste. Grazie Emilio per essere venuto a trovarci. Allora, il numero per intervenire è sempre quello, 040 31 39 93. Argomento particolare perché parleremo della cucina che si può fare, adesso può sembrare anche brutto detta così, no? Della cucina che si può fare con ciò che avanza. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di averci ospitato un'altra volta, quindi questa l'associazione ringrazia perché ci dà certamente una buona immagine. E sì, noi parleremo oggi in questi momenti economici abbastanza bassi purtroppo, e vorrei parlare di quelli che sono gli avanzi, quelli che sono gli scarti, e dare dei consigli eventualmente anche per le persone anziane, anche sole, di piatti di recupero. Uh-huh. E le persone anziane ricorderanno, io ho dato uno slogan a questa puntata, ma le persone che hanno una certa età ricorderanno un famoso slogan di Carosello che sì. Faceva, non è vero che tutto fa brodo, e Lombardi il vero buon brodo. E questo mi è venuto lo spunto, perché noi parleremo oggi tutto fa brodo. Brodo sarebbe, ecco, fa tutto fa brodo, perché useremo l'acqua, praticamente l'acqua di cottura eventualmente delle verdure. Ah, ok. Che diventano, sono come delle tisane in effetti, perché l'importante è usare non tanta acqua per una quantità di verdure, ma diminuire la quantità d'acqua, e quindi diventa come una tisana. Okay. Perché tu sai che io quando parlo di cucina sono... Beh, perché l'acqua di cottura delle verdure conserva tutte le vitamine, proteine, tutto quello che può avere la verdura rimane in quest'acqua. E quindi quest'acqua che quando tu fai le tisane che metti in macerazione e le varie cose per fare... quindi ha insaporito l'acqua, in questo caso qua lo facciamo a cotto, fatto con le verdure e quindi diventa un piatto di recupero, può essere, quindi parliamo dell'acqua, che poi in effetti è un brodo, perché è un brodo. Ecco, per brodo proprio cosa intendiamo? Perché l'acqua. L'acqua proprio. L'acqua, perché anche quello che noi chiamiamo brodo, che sia vegetale o che sia di carne, l'acqua si chiama brodo. Ecco, per questo ho chiamato brodo tutte le acque che vengono aromatizzate, che hanno un sapore. Ho capito. Ecco, questo... come procediamo allora? Ma io direi, ecco, iniziamo adesso che si può trovare, iniziamo con la cicoria. Ecco, la cicoria è una cosa che a me piace perché è amarotica, quindi è un sapore che... mi sta bene e quindi ne parlo molto volentieri. La cicoria è una verdura amara, però può dar fastidio, essendo troppo amara, alle volte sarebbe il caso di bollirla due volte, cioè buttare via la prima acqua e poi ripassarla in un'acqua pulita, e così ammorbidiamo il sapore amarottico. Ho capito. Ecco, e quello diventa il brodo. Il brodo, cioè ci aggiungi poi un goccio d'olio, un po' di sale, e se vuoi ci metti anche la pastina. Sì, e diventa un brodo classico. Diventa il brodo classico. Un brodo classico, un brodo di cicoria. Si può mettere anche eventualmente, a me piace di più il riso in brodo, si può certo, mettere anche il riso. Certo, ognuno mette quello che vuole, non, certo, certo, capito. Certo, una pasta corta, una pasta da brodo o il riso va benissimo. Non ravioli, quelle. Beh, i ravioli no, i ravioli proprio non vanno quelle... perché sono dei ripieni e quindi l'amarotico di questo brodo incide sull'interno del raviolo. Quindi io non lo consiglierei. Comunque le paste è quello che appunto le stelline, tutto i fiorellini, tutte queste classiche paste da brodo. Poi mangiate la cicoria come la mangiate sempre, in insalata, condita, classica, e se vi avanza della cicoria non fate nient'altro che prendere una padella, uno spicchio d'aglio, un goccio d'olio,
e saltate, date aromatizzate l'olio con una punta d'aglio e buttateci dentro la cicoria, la famosa cicoria saltata, sì, no? Che si mangia benissimo col peperoncino o senza peperoncino, comunque è una cicoria saltata. E questo qua ne recuperiamo un altro piatto. Recuperiamo un altro piatto perché? Perché mettiamo, cioè, ci aggiungiamo un po' di pane grattugiato in cottura di questo, un goccio d'acqua o un goccio di brodo, se l'avete usato anche un goccio d'acqua è semplice, molto semplice, va bene così. E poi ci saltate la pasta. Ecco che diventa anche un primo piatto. Ah certo, sì. Che pasta? Una pasta corta, nel contesto potrebbe andare bene una pasta corta. Ecco che noi abbiamo fatto con un chilo di cicoria. Quattro piatti in pratica? No, ne fai tre, però poi possono mangiare due persone tranquillamente. Uh-huh. Un pranzo, cena, però poi diventa un recupero, che poi se vi rimane la cicoria, non è che la pasta dovete farla oggi, Sì, sì, la lasciate in frigorifero, quella cicoria che vi è avanzata, la pasta la fate domani o dopodomani, insomma non è una cosa che dovete mangiare per forza cicoria, tutto un obbligo, però abbiamo la maniera di utilizzarla un'altra volta. Ecco, questo è in sintesi quello che io vorrei portare avanti in questo discorso della cucina povera e dei piatti recupero. Ne avrei piacere appunto che le spettatrici, perché in linea di massima sono le spettatrici che ascoltatrici che hanno questo problema con le cucine, quindi loro sanno quali sono gli avanzi. Io non posso parlare, certo, di tutti gli avanzi perché ce ne sono, tutto può avanzare e quindi dare una ricetta di tutto è impossibile in 5 minuti. Perciò possono segnalarci, certo, eventualmente. Se volete segnalare a Tele4, poi noi daremo una risposta su quelli che sono i vostri avanzi primari, quelli che usate, che vi avanzano spesso. Un giorno faremo anche una puntata sul pane raffermo, sul pan vecchio, ecco, perché lo recupereremo. Quello è un problema, sì, quello del pane. Però ecco, diciamo una cosa che può già essere utile, no? Nel senso, posto appunto che si può cucinare anche ciò che avanza, no? Sì. Come ci si dovrebbe regolare proprio quando si acquista il quantitativo di verdura, il quantitativo, certo. Là poi mi rendo anche conto che c'è qualcuno che magari compra di più, poi magari ha paura che quel di più che ha comprato sia andato male. Come ci si dovrebbe muovere? No, se in casa c'è una persona sola anziana, comprare sempre quello che necessita, cioè non comprare a chili, ma comprare a un etto, due etti, quello che può servire, ecco, diciamo così, nell'ambito della scelta del pasto. E il recupero, diciamo, di queste cose qua vanno più sulle verdure, sul pane, sulle carni bollite, sul pollo arrosto che è avanzato, ecco, diciamo così, non sullo spaghetto in scatola, sì, che no, ecco, perché quella è una cosa, sì, completamente diversa, che poi io dico, perlomeno negli anni miei si mangiava tutto. E se era andato a mare si butta tutto. Non è perché leggo scritto 22 agosto lo spaghetto ieri era crudo, era buono e oggi domani non è buono, sì, lo buttiamo via. No, potete mangiarlo tranquillamente, non fa assolutamente male, così tantissimi prodotti. E quindi comunque gli avanzi per se stessi che noi stiamo parlando adesso sono quelli di cose fresche, di cose fresche, sì. Cose di giornata, ecco, diciamo così. Possiamo anche parlare di pasta avanzata, la pasta fritta, la frittata di pasta, che sono le paste che avete preparato un po' di più, vi è rimasto un etto e mezzo di pasta perché avete sbagliato la dose o perché pensavate che venisse un ospite che non è venuto o perché il figlio doveva cenare e non ha cenato, non è venuto. Tutte queste cose qua, non si è venuto a cena, e cosa si è avanzato? Facciamo una frittata di pasta, ecco, cioè sono tutti piatti di recupero, perché con i tempi che corrono effettivamente è un peccato buttare via, ecco, la roba. In questo momento, no, dove anche per via del caldo, no, tra le tante raccomandazioni che vengono fatte nei giornali, nelle televisioni, eccetera, poco si dice su quello che si dovrebbe mangiare, perché tanti ti dicono, no? Frutta e verdura. Ecco,
Però tanti ti dicono, appunto, bere molta acqua, sì, mangiare frutta e verdura, eccetera. Resta magari il problema che qualcuno potrebbe aver bisogno di qualche cosa di, certo, più sostanziale. Ma noi abbiamo bisogno di tutto. Ecco, noi, ma qual è, per esempio, il cibo più indicato anche con il caldo per uno che vuole sentirsi anche, voglio dire, sazio quando si alza la tavola, ma comunque dice, boh, gomagnà bene anche se era caldo. Sicuramente, la mattina io direi dei carboidrati, c'è una pasta asciutta, anche al pomodoro fresco, comunque dei carboidrati ci vogliono. La sera hanno delle proteine, una carne alla griglia, semplice, cioè non grandi arrosti che sono pesanti, cioè diventano più pesanti, ma una carne alla griglia, oppure anche un carpaccio, in questo periodo sono fresche, quindi hai le proteine della carne e hai il carpaccio. Poi io il carpaccio lo consiglio soltanto un goccio d'olio, un po' di sale e pepe, quindi non mascherarlo con rucole e cose del genere. Io lo affogo nel limone. Ecco, tu sì, tu ormai il limone, devo mandarti una cassa di limoni a casa. Perché tu i limoni li distruggi. Lo affogo, ecco, però, nel limone. Ecco, però tu lo maceri, quindi lo cuoci, la carne viene cotta, non rimane cruda. Ecco, invece nel carpaccio classico, fatto un piatto degli anni 30-40, fine degli anni 30, inventato da Cipriani, come no? E con la salsa carlina, che poi è diventato un piatto mondiale che tutti conoscono, non sanno chi l'ha inventato, ma comunque questa è roba nostra. Roba nostra, roba italiana, Venezia, ed è una cosa molto semplice, perché è una carne fresca, bella pulita, tagliata sottile, quindi non abbiamo neanche problemi di masticazione. Buonissima, quindi lo possono mangiare anche gli anziani. Il roast beef è la stessa cosa? Il roast beef, ecco, allora quello che noi chiamiamo roast beef, adesso va di moda il termine Cuba Roll, che sarebbe, in italiano sarebbe il controfiletto, perché il roast beef è una cottura. Ho capito. E la cottura inglese, quella che viene fatta con la senape, che porti il roast beef, quello che poi chiamiamo il roast beef all'inglese, perché quella è la terminologia giusta, perché sarebbe quello cotto esternamente e dentro crudo. Anche questo piatto tipicamente estivo, tagliato sempre sottile. Abbiamo un altro piatto estivo, che comunque questi sono sempre piatti costosi, piatti da recupero. C'è anche il vitello tonnato, ecco, vitello tonnato, un piatto estivo, quindi diciamo il vitello, ma lo puoi fare con qualsiasi carne. Ecco, questo qua facciamo impropriamente il termine vitello tonnato, però possiamo fare con la carne bollita, la tagliamo sottile come il vitello, come se fosse il vitello al forno, no? Sì. Lo tagliamo sottile e facciamo la salsa tonnata con i capperi, il tonno e la maionese, e diventa un piatto estivo. Allora, parliamo invece di un'altra cosa che si è tenuta l'altro ieri all'ITIS, all'inizio della settimana. Abbiamo iniziato, questa è stata la seconda, non dico lezione, anzi, più che noi i cuochi, più che insegnare i cuochi agli anziani, sono gli anziani che ci insegnano. Abbiamo iniziato questo percorso all'ITIS, definendo questi incontri la memoria in cucina. Ecco, abbiamo anche le immagini di... Ecco, noi avevamo quindi queste ventina di signore e anche uomini di una certa età che si chiedevano, cercavamo di spronare, ecco, anzi vi saluto ragazze che so che mi state guardando, vi avevo detto che ci vediamo, ecco. Poi ci vediamo martedì che facciamo un'altra lezione, pensate cosa volete sapere o cosa volete raccontarci. E loro vi hanno raccontato? E loro ci raccontano quelli che erano i piatti che usavano allora. C'era una signora, ecco, questa è una signora italiana che è vissuta in America. Ah, quindi... È vissuta in America, faceva la ballerina. Comunque la media dell'età di questi signori e queste signore sono gli 85 anni, ed è bello scoprire quello che loro ricordano nella cucina, nella cucina di casa, quindi ci raccontano quello che faceva la nonna. Ecco, questa collaborazione è tra me e Federica Suban. Ah, ok. Ecco, noi portiamo avanti questo discorso, adesso inizieremo a portare avanti anche altri cuochi proprio per essere più continui, perché effettivamente non è che puoi andare sempre due persone, cioè
facciamo una cosa un po' più, sarà aperta ad altri cuochi che parteciperanno, proprio perché poi vogliamo fare un ricettario della memoria proprio. E c'è qualche particolarità, per esempio, che avete scoperto parlando, non so, qualcosa che è stata con gli anni diciamo dimenticata, eccetera, oppure... Sì, qualcosa c'è in effetti per la considerazione dei tempi, no? Una signora ha detto, guardi, proprio l'altro ieri fa, l'unica cosa che abbiamo conosciuto era la fame. Il piatto per eccellenza era risi e patate. Ecco, che ormai anche risi e patate non esiste più, cioè non esiste più, esiste, però non viene proposto mai, neanche nella ristorazione, ma neanche in casa, pochi. E invece ecco qua, anche per gli anziani e per i costi, invece non costa poco nulla, poco, no? Nulla. Perché uno compra una patata, ci infila dentro 30 grammi, 40 grammi di riso, ci mette l'acqua, fa bollire, si scioglie il tutto, un goccio d'olio e il piatto è pronto, quindi non è... Immagino, scusa Emilio, che sia saltato fuori parlando con questi signori anche la questione guerra. Sì. Questo era prima della guerra e dopo la guerra, quindi erano queste cose qua. Poi ognuno in questa meravigliosa struttura dell'ISTIS, che io ho scoperto adesso, cioè l'avevo seguita qualche anno fa, ma l'ho riscoperta adesso. Poi tutta cambiata, anche nuova. Tutta cambiata, una cosa meravigliosa. E no, ma ho trovato gente di Pordenone, una signora che è di Genova, che però è arrivata qua a 20 anni e quindi è vissuta sempre a Trieste. E allora lei ricordava molto bene quello era il pesto, come lo salvava, perché lo faceva per i nipoti poi negli anni successivi. E quindi ho riscontrato effettivamente che questo ci sprona, proprio perché vediamo che c'è la volontà di ricordare. E nelle ricette triestine, io e la Federica Suba, eravamo intenti più ad apprendere i piatti che loro facevano e come li chiamavano, sì, e gli ingredienti che loro usavano, no? Perché non è come oggi che ti ritrovi qualsiasi verdura, qualsiasi cosa tutto l'anno, no? Sì. Perché ecco, allora dovevi avere quello che era la possibilità di quello che trovavi, diciamo l'orto, ecco, sì, propriamente sì, l'orto sì, davanti sì, a casa, e questo su tutto il territorio nazionale, no? Le zuppe, le creme, che comunque erano sempre a base di verdura, il pollo lo mangiavi a Natale, non so, c'era una cosa giornaliera, ecco. Ed era un famoso boccone del prete, perché veniva la gallina veniva portata dal prete, dal prete, insomma, che... no? Però ecco Emilio, quando si parla di tutto questo, nel senso che ormai c'è della frutta che la trovi tutto l'anno, io sono, direi addirittura, ingordo di determinata frutta, tipo fragole, uva, eccetera, però non mi sognerei mai di mangiare fragole a dicembre e non mi sognerei mai di mangiare uva a dicembre, nonostante poi so che se la cerco, trovo. È un progresso questa, come la possiamo... È un progresso e un regresso. Perché noi in buona fede, anche durante la stagione delle fragole o dell'uva, secondo le stagioni, poi in effetti abbiamo cose di coltivazione forzata. Sì. Quindi non è che mangio le fragole vere, nel senso che purtroppo è così. Cioè noi troviamo i peperoni, che ti dà la sensazione che... Cioè no, li guardi, sono tutti uguali, fatti come uno stampo, sì, insomma, no? Sì. I peperoni te li ritrovi tutto l'anno, le melanzane tutto l'anno, mentre erano la stagionalità. La stagionalità esiste. Teoricamente, io le dico teoricamente, perché non so poi la campagna che può produrre tutta sta roba qua di stagione, sì, ecco, diciamo così, quindi viene utilizzato, può essere che sia, non so, il radicio de Colonkovets, però può darsi che sia il radicio fatto in acqua de Treviso, insomma, quando ti va in botteghin dici deca de radicio. No, sì. Bom, perché se Colonkovets non so vero niente, ecco, con sì, tutto... Sì, sì. Penso invece che una volta, mi ricordo che quando ero in vacanza in America, era settembre-ottobre, quindi c'era l'uva, e io andai in un
botteghini, insomma, sì. E c'era l'uva nelle vaschette e già con, diciamo, con i chicchi già staccati dal... Che non è possibile una roba del genere, invece è bello anche staccarlo, come dire, prendere una ricella piuttosto che un'altra. Gli americani, ma anche gli italiani ormai, non solo questo gli americani. È il problema. E vedi che adesso anche nei supermarket più importanti, anche in Italy, all'Esse Lunga, tanto qua non li abbiamo, si può parlare di queste cose qua, ti ritrovi le vaschette proprio con la macedonia pronta, con il melone pronto, sì, tutto tagliato. Però, può essere comodo, però... No, e là c'è il bidone. È comodo per noi, però io taglio il melone quando? Quando il melone è ammaccato. Ah, sì. Allora butto via lo scarto dell'ammaccato e recupero. Ecco, questo per... Allora le signore pensano, che figata, perché lo mangio pulito così non ho da perdere tempo. Sì, però ricordatevi che quel melone è stato, non è stato un melone bello sodo, era già qualcosa che non funzionava, un po' marcio qualche parte, viene tolto. E così succede nelle minestre di verdure. Quelle pronte? Sì, ma sono sane, per l'amor del cielo. Sì, ho capito. Ma il fruttarolo ha la carota che una parte è... Allora, altrimenti perché uno deve perdere tanto tempo a creare questi sacchetti di verdure? E sono dei recuperi sani, comunque sani. Senti Emilio, chiudiamo con questo primo appuntamento esplorativo con una domanda. Allora, io vedo, ci sono parecchi ragazzi, no, che incominciano a cui piace cucinare, che si interessano di cucina, eccetera. Qual è la strada, secondo te, che dovrebbero prendere? Beh, ma sicuramente... Al di là delle robe tipo quello che vedo, MasterChef Baby, no, no, il MasterChef, proprio a me il MasterChef, quelle cose là sono cose appunto televisive, vengono registrate dalla prima all'ultima puntata in 4-5 giorni. Dopo Baby a me dà proprio, più fastidio che ha. Ma, insomma... Poi, ma comunque un business, ci campano, ed è giusto che sia così. Ecco, però la gente che ci crede, io vedo nei ragazzi, ieri mattina sono stato anche alla scuola alberghiera del Villaggio del Fanciullo, ci hanno fatto dei corsi dei ragazzi di 4 mesi e con 2 mesi di stage per 6 mesi e hanno presentato dei piatti. Sì, bene, bravissimi, hanno fatto delle cose belle, però era un piatto. Però l'illusione che non dobbiamo dare a questi ragazzi non è che perché fai 6 mesi, hai fatto 2 piatti e hai imparato a fare che sei un cuoco. Cioè noi il cuoco è un grosso sacrificio, molto meno oggi rispetto a 40 anni fa, perché hai le attrezzature, sei organizzato in maniera migliore, perché trovi i prodotti più facilmente, e hai grosse possibilità, cioè maggiori possibilità di risparmio di tempo e di fatica rispetto a una volta. Però ovviamente l'impegno c'è, perché l'impegno in cucina inizia al mattino e finisce quando finisce. Cioè tu hai il commensale che, se tu dici chiudo la cucina alle 10, arriva il commensale alle 9:45, sì, inizia a mangiare, non puoi dire beh alle 10 non ti do più da mangiare, alzati e vai, no, perciò non termini. Il nostro problema è con i giovani, appunto, anche tutte le feste, Natale, Pasqua, sono i giorni che si lavora di più, e quindi è giusto che noi, come siamo compensati dai nostri clienti durante l'anno, noi dobbiamo essere a disposizione verso loro, per rispetto e per educazione, insomma. E quindi la strada qual è? E poi la strada, appunto, prima di tutto devi avere la passione. Ok. E poi avere un grosso senso di sacrificio e studiare, 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 studiare. Oggi siamo avvantaggiati perché abbiamo internet, ecco. Sì. Io avrò in casa, cioè in casa, nell'azienda dove lavoro, avremo in casa qualcosa come 400-450 libri di cucina. Proprio perché, questo in 45 anni, sì, no? In 2 giorni, ci mancherebbe altro. Qualche libro ho comprato, tanti ne ho comprati, qualcuno ho ricevuto anche in regalo. Però devi memorizzare, devi ricordare. E quindi bisogna... Quindi è una strada bella, molto, che dà soddisfazione, però bisogna... Se ami questo lavoro, sicuramente sì. Allora, Emilio, facciamo così. Dunque, ricordiamo alle telespettatrici soprattutto, ma anche ai telespettatori, perché che se avete del cibo che avanza, come possiamo dire? Sì, che avanza, è una cosa che sono da recuperare, da diciamo, recuperare, non buttare via. E non volete buttare via, ce lo fate sapere, il numero è 040 300
500, chiedete di me a sto punto, così sì. si passa, così insomma bypassiamo gli altri eccetera, chiedete di me, io poi prendo nota, passo la comanda in quel, come sì, si dice? Comanda. Vedi che guardando alla cucina, passo la comanda alla cucina e nel corso dei prossimi appuntamenti Emilio poi ci dirà cosa voglio combinare. Dire, quando si parla di avanzi, parliamo di avanzi puliti, quindi io consiglio anche nella famiglia di 3, 4, 5 persone la pentola non mettere in piatto, ma mettere la pentola in mezzo alla tavola, i commensali si servono, così quello che rimane in pentola rimane pulito. Quindi non gli scarti gli avanzi del piatto. Perché tanto è mio figlio, mio suocero, mia nonna, e rimetto dentro. No, non ha senso, quindi voi lasciate pulito mettendo la pentola in mezzo alla tavola, ognuno si serve, terminerà probabilmente anche la pentola, però se rimane pulito. Perfetto. Allora, io ringrazio Emilio Cook, presidente dell'Associazione Cuochi Trieste, per essere stato nostro ospite. Buon lavoro ancora con l'ITIS anche la prossima settimana, mi pare di capire. Siamo lì. Io vi ricordo allora oggi, vediamo se mi ricordo bene, alle 13.30 e alle 19.30 è l'appuntamento con il telegiornale, alle ore 18 l'appuntamento con Trieste in diretta. Sveglia Trieste torna domani l'ospite sarà il presidente della settima circoscrizione Bettio, noi invece domani subito dopo nel segmento dalle 9 alle 9.30 ci occuperemo ancora una volta di salute. Grazie a tutti, buona giornata e grazie ancora ad Emilio Cucco. Grazie a voi.